horse threw me, and I landed on my foot, and I heard a snap. My leg's all numb. Hands up now! Do it! Can you hear me now? Okay, I have game sound. Okay, I think now I should have fixed it. Okay, thank you. I'm sorry. I didn't realize it. I'm sorry. Hi, nice to meet you. Welcome. So I've spoken about 10 minutes alone with no sound. Fantastic. Amazing. Now is everything okay? You can hear me? Scusate, intanto mangio. Fantastic. Thank you. I'm sorry. I've spoken 10 minutes alone with no sound. I've just moved my mouth. Yes, everything okay. Okay. Thank you. Where are you from, William? Nice to meet you. I'm an Italian streamer, but I do speak English. So sometimes... Oi, Kendrick! A proposito di Cowgirl, ecco cosa mi mancava. Ciao tesoro, buonasera. Come stai? Tutto a posto? Ciao. Abbiamo un nuovo arrivo. William. Thank you for following me. Don't worry. I'm speaking to Kendrick. He's one of my moderators, and I'm an Italian streamer, but sometimes I speak in English because I have some followers. I have followers that speak English, so sometimes I speak English. Oh, thank you. Avanti dell'Egitto, ma l'Egitto sta morendo, no? Cos'è? So this is Kendrick, and Kendrick, this is William. He's one of my most reliable follower, Kendrick. Diga. Ah, eccolo. Trovato. Sì, Arthur, però corri. So, how old are you, William? Do you know? Yeah, it's like... Oh. But
I think English is the language of the world in general, more or less. 18. Okay. And have you played Red Dead Redemption 2? Do you know this game? Sto chiedendo, insomma, se ha giocato a Red Dead Redemption 2, se conosce questo gioco, viene dalla Turchia, vabbè, lo potete leggere. Yes, and did you like it? Tra l'altro mi ero scordatissima il cappello, tra l'altro, infatti. Kendrick, che meno male che sei entrato dicendomi ciao che girl. Ti prego, scusa, mi hai visto i rossi sulle guance che ho oggi? Perché sono andata al mare? Cioè, sembro tipo un pagliaccio, dai, crepo. Che mi dici, tutto a posto? Tu, tutto bene? William, sometimes I speak English and sometimes I speak Italian because I have many followers that are Italian, so I have to speak in Italian, but I will translate for you what I say, ok? Pomodori, sì, tantissimo. Tantissimo. You have Xbox One, ok. I prefer PS4. I don't know, I prefer Sony. My favorite is Nintendo, but che volete? No, prendi da be. Arthur, no. Ho sbagliato. Cretina. Another platform, okay. But if I have to choose, I prefer PS4 instead of Xbox. Perché mi sono sbagliata in tutto ciò? I'm sorry, I don't play Fortnite. Excuse me. I'm really sorry. Because I don't really like it. I don't really like the online games, you know. I prefer to play on my own. are you a streamer too? Apex, no, I don't like online games. I'm sorry. I prefer to play games with a story, with you know. I prefer this kind of games. Sorry. Oh, so you are a streamer. It's amazing. Wow. And so you play Fortnite, Apex, and everything. Fruga nel cassetto. Tu che mi dici, tesoro Kendrick? Che dici? Tutto bene? Ma non c'è niente. Ma questo è un pezzente maledetto. In tutto ciò, fruga l'armadietto. I have YouTube channel. Oh, ok. You have everything. I have a YouTube channel too, and I've just discovered that I can upload my videos from Twitch because I couldn't do that before. So I'm happy that I can upload my videos. Come casini con parenti? Oddio, spero tutto a posto. Ovviamente non ti chiedo. Ovviamente non mi impiccio, insomma, però spero, ecco, che non sia grave, che sia tutto a posto. Ma dove. Ah, sta là sotto. No, tesoro, non ti faccio niente. I play every time, it's my. Oh, I've never played it, but I've heard about it and I want to try it. So maybe when I will try it, I will write to you and I will let you know. È solo gente stupida, molto bene, perfetto. Vabbè, l'importante è appunto che. Ok, allora non prendiamo altro. Cerchiamo di. One question, yes, tell me. Ok, andiamocene allora, visto che abbiamo saldato il debito. Mi sono versato da bere al posto di. Ah, è esclusiva Xbox One, ok. Ok, so it's exclusively for Xbox One, right? Sorry, I didn't know it. Grazie, so, non ne avevo la minima idea.
Tra l'altro, stavo dicendo, Kendrick, sì, sicuramente mi hai sentito, insomma, però finalmente sono riuscita a uploadare alcune delle mie live su YouTube, perché a quanto pare dovevo solo verificare l'account a livello di verifica di password, praticamente. Only for it so I didn't know it. I will find somebody, a friend that has Xbox One and I'll try it. Però in tutto ciò, scusatemi, chi è questo? Charles, ok, professor. Oh mio Dio, assolutamente sì, ma andiamo, eccola la cosa, ma non devo andare a depositare i soldi, tipo. Va bene, le so, grazie. No, sono stata contentissima perché a quanto pare una verifica solo come si dice, della password. Praticamente volevano la doppia verifica con il cellulare, tutto qui. E quindi sono stata contentissima perché ero convinta di non poterlo fare. Ho detto non potrò mai caricare le mie live su YouTube. E invece no, quindi niente, sono contenta. Il pistolero estivo. Sì, yes. Ok. Yeah, the voice is every time in English and you can change the subtitles. Ma non c'è anche un'impostazione, adesso? Qua? Audio? No, no, infatti. Vedete, incredibile. Generale? Temperature? No, 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 no. È schermo, no, immagino che sia. German, do you speak German, William? No, infatti c'hai ragione, cioè mi fidavo ovviamente, però ero curiosa di vederlo. Oh, Kendrick speaks German too, ma che è che tutti parlano in tedesco, regà, ma com'è sta cosa? Oh, really? Wow! And Kendrick lives in Germany, so he can speak German. So, di can speak Deutsch, figurati. Sta a posto. I love German. I think it's a beautiful language. I love it. I want to learn it so much. Ok, allora quindi andiamo ad assistere all'esecuzione. Vedete, le mie preghiere sono state esaudite. Devo finire il gelato, se no mi. Se no mi si scioglie tutto. È logico, sta tutti qua. Esatto. I didn't understand. Oh, yeah, but you can't judge. No, non mi devi rompere le palle. You can judge a population or a country just from a little piece of its story. So, I love Germany, I love German people, I think they are amazing. It's a bad sad story, but you can judge a country just for a little piece of its story. I think, this is my opinion, okay, of course, but I think so. No, non voglio, quella la gente mi vuole far gareggiare cose. No, grazie. Tra l'altro, Kendrick, l'altra volta ho fatto una missione. Non so se tu l'hai fatto. Ho fatto la missione del tizio, del professore, quello con la sedia elettrica. E adesso stiamo andando ad assistere all'esecuzione del criminale. William, I'm saying that the last time that I played at Red Dead Redemption 2, I made a mission, a quest. For a professor who has built the electric chair, and now we are going to assist to the execution of one man. Married? No, I'm not married. I have a fiancé. Fiancé? No? I have a boyfriend. Okay. We live together. So we live together.
Oddio, lo sapete, non so come si dice viviamo insieme da. We are living together since 4 years. Sì, lo abbiamo fatto, come no, abbiamo preso un botto di soldi, sono troppo contenta. Mi sto arricchendo tantissimo, ho 5.135 dollari, un botto. Tra l'altro, infatti, mi potrei comprare qualcosina, se devo proprio essere sincera. Devo essere sincera. Vabbè. Yeah, I have a boyfriend and a house. I'm almost married. It's like I am married. Sì, che è morto un tizio, no? Che se non sbaglio è morto. Eccoci. Scusate, finisco il gelato, sorry. I'm finishing the ice cream. Calcola che adesso Kendrick, la volta scorsa, ha fatto una missione per prendere nella casa dove ci siamo piazzati. Adesso sono arrivati gli O'Driscoll, hanno fatto un casino e adesso ci dobbiamo rispostare di nuovo. Quindi penso che sia dopo il colpo in banca. Oh, William, thank you very much. You are so nice, so kind. Thank you. I don't agree with you because I don't think I'm beautiful, but thank you. No, guarma no, mi manca. Allora forse parliamo di due colpi diversi? Madonna. Ma tanto non ho la minima idea di cosa sia Guarma, quindi tranquillo. No, ma dai! Ma che ansia, raga. Oh, this is politic. This is politic. I don't know so much about it. But I don't think you should hate a whole population. I think you have to decide according to the single person. Yeah, thank you, Kendrick. Yeah, please, we don't talk. I don't like to talk too much about politics. Because I'm here to have fun. I'm here to make friends, so I don't want to argue with anybody. È morto. Molto bene. Ah, il progetto, attenzione. Attenzione. Penso che. Questo è andato bene, insomma, professore, eh? No, scusa! Oddio! No, non dovevo ridere perché è una cosa bruttissima, però mi fa ridere la fisica. Vabbè. Allora, andiamo da Dutch adesso. Andiamo da Dutch e proseguiamo, vediamo che vuole dalle nostre vite. Perché, tra l'altro, Kendrick, l'altra volta, appunto. Scusi. L'altra volta, ah giusto, sono entrata da questa parte, Dacia ha detto che ci dobbiamo spostare a quanto pare, solo che non ho la minima idea di dove andremo a vivere. Troppo, Kendrick, sì, è bellissima, bellissima, l'ho adorata, scusate, sono una persona disturbata, mi è piaciuta tantissimo, quindi chiedo scusa nelle finzioni e così. I'm saying, William, that... Kendrick asked to me if I did a quest here in Red Dead Redemption 2, and it's the quest, the scene with the man on the horse with no head, and I thought it was crazy. Of course, just in fiction, you know, not in real life. I work in medicine.
I don't know how to answer you, but I think we can change topic. And I can ask you, what's your favorite game? Tell me, what's your favorite video game? I think this is a much better and more pleasant topic to help to talk about. Scendiamo, si potrei legare Giuditta. Ah, siamo a teatro. Attenzione, signori. A teatro. It's Red Dead, and did you play the first one too? Oh, ok. And did you play the first one, Red Dead Redemption 2? Because I played it on PS3. And I liked it, but I didn't finish it, so. Oh, non è qua, Dutch. Dove cazzo sto andando? Ma perché sono entrata a teatro? And I want to finish it in these days when I have time, because I work so much and Well, would you like to see a show? I don't know when I can do it, but sorry, scusate. No, you don't like Wolfenstein? I didn't play it, but I saw some lives and videos about it, and I think it's cool. E infatti mi sa pure a me, mi sa pure a me che è dietro al teatro. Bad game story. I don't think you play that game for the story. I don't know. There you are. Come on, keep Yeah, walking. I know. Couple of days I in this know, I place know. turned into some clock watching city boy. What's the urgency? We need to leave forever. We've been doing Infatti, well, vedi? making money. Dobbiamo andarcene And for da us qui. all to leave together, we need enough for a boat. Now I found a friendly ship captain. He's Sì, the raga, guy però to abbiamo un take us botto to di soldi, Australia quindi. or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Guarda, Just secondo in the me questa storia meantime, finisce surfing male. an untouched Lo so, paradise. Kendrick, io cerco To the di Haitians, I guess. cerco di You ignorare la know, cosa, ma non after capisco all perché that tutti qua rain in devono town, not venire. enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I Ah, di know you ripulirgli ain't le noticed, rubature, but we are well ripararli. on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then, well, we're done. Now we need money. Bronte said this place has got money. Come on. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and when Molto you bene. cry, annoy me, and you all will. Rapina. Now remember, we just want money. Don't make Rapina. us kill you. Give me everything you got. Leave these fine Sì, folks. tranquillo, Kendrick, grazie mille. Sì, grazie mille. Vabbè, ci vediamo fra poco. Non ti preoccupare. That's your choice. I'm sorry to hear about it, William, seen you but die. the war is a bad thing, is a awful thing. I know, and I think we are lucky that we are not in any war. I don't know the situation in Turkey. I'm honest. To be honest, I don't know, but I prefer not to speak of politics. In quale fisica questa gonna, comunque? Ma come non c'è nulla? Beh, io qua apri subito. Apri. I hope we are not going to reach the point to have a World War III. Of course, but. Oh. Oh yeah, at the beginning of the live I spoke with with no sound. Yeah. This is crazy. This is funny and ridiculous, but I don't know why. Cioè, non ci sono manco i soldi. Something. The
Ma perché deve finire tutto nel casino? You need to play that? What? I need to play what? Yes! No, di qua. Bam, in testa, quanto mi piace colpire la gente in testa nel... ovviamente nel gioco. Da una mano a Lenny dove? Ah, ok, di qua. Bam, poi? Bello. Ok, William, very nice to meet you. I hope to see you soon again. And I hope you'll have a great evening. And see you soon. Thank you. Thank you very much again for following me. Thanks. Share? What do you mean, share? Ma perché, Kendrick, mi spieghi perché dobbiamo fare sempre dei casini? Ma perché deve finire sempre male qualunque cosa facciamo? Ma cosa succede? Ah, tra l'altro ti faccio molto ridere. Ho passato i primi 10 minuti della live a parlare senza alcun suono. È molto divertente questa cosa. Perché non so perché mi si è... mi ha avuto un problema il microfono. This public... oh, you don't have followers? Okay, okay. But I don't think my followers are interested because they all speak in Italian. They all speak in Italian and they don't speak English. So I've said that every time we do a mission here, a quest here in Red Dead Redemption 2, there is always happens always something. Fammi no, per l'amor di Dio, Marco. Ciao tesoro, tra l'altro, buonasera. Però che cavolo. Qua ci hanno proprio teso una trappola. Che bello. Dove? Poi? Chi ci sta altro? Non ti lamentare, sì. Ok, William, I'll think about it, I promise. And thank you for passing by, thank you for following me, I hope to see you soon, really. Sì, io mi sbrigo pure, ma se Arthur non corre, ma che devo fare io? Perché parli in rima? Che sei un artista, Marco, sei un artista, dai. Bam. Ma in tutto ciò io posso... bam. Ok, poi? Ma ti ho sparato in testa, perché ancora non sei morto? Che devo fare? Infatti... oh, crema. Don't worry, it's been a pleasure, really. I hope to see you soon. If you can, just pass here to say hello to me and everything, okay? Thank you, have a great evening. Thank you again, William. Nice to meet you. Bye. Scusate, ragazzi. Chiedo scusa. Però, te giuro che puoi morire, eh? Che stiamo sparando da mezz'ora. Oh. Ah, c'era un altro qua. Te giuro. Oh, crepa. Dunque, in alto sul balcone dove? Ma Arthur, ma ti vuoi riparare, porco? Infatti io dovrei tantissimo ricaricare il Dead Eye. Allora, dovrei fare così, così. Credo. Tipo. In teoria, sì. Che devo fare? Provo a sparare, sì. Bye, William. Bye, bye, bye. Thank you.
Io ci sto provando, ma no, non ti muovere. Gente che si muove in mezzo alle palle. Ma guardate che casino! Dove sta? Ah, ce n'è uno lì. Ce n'era uno lì. Poi? Mi fa ridere che ci fischiano. Come se fischiandoci. Vabbè, mazza. Pippa. Oh. Ah, c'è un altro qua sopra. No, perché ho fatto così? Quanto sono resistenti questi poliziotti? Dove sta? Ah, sta là. Io non ho capito perché adesso mi si muove la telecamera quando. Raga, se muore Dacce mi incazzo come una iena, eh. Ma proprio tipo tanto. Ma perché sto allo scoperto? Perché sono stupida. Ignoratemi. Fatemi niente. Ok. C'è un altro che mi spara qua. Eccolo. Perché adesso. Vedete che mo mi. Ma perché mi si muove la telecamera? Ma che cazzo di fastidio? Non sono loro resistenti. Sì, è vero. Richards ha una mira migliore della mia. Sì, avevo. Sicuramente. Io non ho mai detto però di essere bravo a mirare. Almeno non mi fregio di capacità che non ho. Io lo raggiungo il carro. Basta che ve muovete però. C'è Shadow War. Cos'è Shadow War? Lo sai che non lo conosco. Va bene, salgo, salgo, salgo. Ah, di qua devo salire? Sì, però sali. Ah, ok. Perché? Cioè. No, raga, secondo me Dutch muore tantissimo. Io lo so. Che bello. Ma con quali baffi? Le calebasette di quel tizio. Che disagio. Chi è? Chi è? Dove stanno? Ma pure questa città stiamo incasinando. Dai, ma Dio santo. Però faccia piena, mamma mia. Dove sta? C'è un altro. Dov'è? Alla mia destra non li vedo. Eccolo. Muori. Ma quanti proiettili ti devo dare? In teoria con un proiettile dovresti cadere. Maledizione. Ah, terra di mezzo. Ah, sì, se magari. Se magari guardo chi mi sta sparando. A destra, sì, eccoli. Bam. Madonna, la soddisfazione di beccarli in faccia. Più o meno. Ogni tanto, quando non si muovono. Ma quando questo? E che cos'è il Game Pass, soprattutto? Di che parli? Fatevi pure uno gli occhi. Per favore, puoi mirare Arthur al tizio che ci sta correndo dietro per spararci? Ah, Xbox, ok, niente. Scusami. Va bene così. Ma cosa sta succedendo? Che vuol dire fuoco continuato? Ah, ma dai, ah, che figo. Ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo massacrato una città, figlio bello. Non esageriamo. Ciao, Kintar. In realtà si dice che portare il cappello in casa porta sfiga, però a me non mi frega niente, va bene così. Ciao, molto piacere, come va? Tutto a posto? E infatti, come vedi, stasera sto giocando uno schifo perché non è martedì, è domenica e quindi tutto torna. Quindi martedì farò una partita degna della miglior pro player di Red Dead Redemption 2. Quando mai mi bastasse un cappello, veramente. Mi bastasse un cappello. Non c'è speranza, quindi va bene così. Tra l'altro, Marco, stavo facendo notare a Kendrick prima che sono rossissima. Aspetta, gli tolgo il capello. Sono rossissima, guarda le guance. Sono andata al mare, sembro un clown. Mi fa molto ridere questa cosa, scusatemi. Dacce, però tu sei pure un po' cretino, perdonami. Cioè, mo va bene tutto. Cioè. Mo io tutto bene, però. Far West Side.
Qui non mi sorridono i monti, mi sorridono le paludi e i cavalli mi fanno ciao. Sì, hai visto? Allora, in realtà fino ad un paio di live fa ero proprio in completo western, quello antico, cioè il gonnone, quello enorme, cioè avevo la camicia proprio, però faceva troppo caldo, quindi ho detto, senti, metto la versione moderna, vado così, vado di cosplay così. Non ce la facevo, raga, stavo morendo di caldo. Perché il gonnone, insomma, che porto è, so, 8 metri di stoffa con una sottana enorme, quindi sì, meglio vivere. Mi piace, vedi, assolutamente sì. Proprio così. Dunque, puoi dormire, fumare. Ecco, per esempio, fumare sigari, che non c'ho mai. Ah no, però sono le sigarette, che però mi consumo un po' la resistenza. Ok, allora dunque. Detto ciò, taglia quanto? 165 dollari. Io non ho capito perché io, per colpa degli altri, devo sempre finire nei casini. Cioè, io mi stavo a fare gli affaracci miei in questa nuova città, stavo tanto bene. Marco, Marco, che ti è preso stasera? La vena poetica, proprio e vai. La vena poetica. Ma quindi io questo non lo posso più fare perché se entro in città mi sparano a vista tantissimo. Va bene. Andiamo da Dutch. Ripeto, cioè, sempre così. E Maika che ammazza gente. E qua facciamo le rapine che finiscono male. Ma Dio santo. Uno non può neanche più fare il fuorilegge in pace. Tu guarda. Stasera sempre così scriverò, cioè hai anche messo il verbo alla fine proprio per farci capire che ormai sei Omero inside. Va bene, va posto così. Tra l'altro l'ho detto a Kendrick, ma ovviamente lo dico anche a voi perché mi piace farmi prendere in giro, visto che c'è anche Kirtar che è nuovo, così spezzo subito, rompo subito il ghiaccio. Non mi ero accorta che c'avevo un problema al microfono e ho pensato. Ho passato i primi 10 minuti di live a parlare senza audio, quindi io avevo la bocca che si muoveva, non si sentiva un cazzo. A posto così. Firuli firula, oddio che bello! Madonna, devo rigiocare assolutamente a Rubino Omega e Zaffiro Vabbè, Rubino e Zaffiro. Che sono in realtà i giochi che mi sono piaciuti di meno di Pokémon dopo Sole e Luna, però. Però ci devo rigiocare. Firuli firulà, Madonna. Quanto ho odiato quei flauti. La cenere là sul monte. Sul monte là, non so dove. L'ho odiato tantissimo. Kirtar mi sei diventato immediatamente simpaticissimo. La citazione a Cannarsi, devo dire che. È top, anche perché ridendo e scherzando io faccio lo stesso lavoro di Cannarsi, quindi puoi immaginare le bestemmie che ho lanciato, ecco, puoi solo immaginare. E comunque non è un pochino, ma è un pochitto, a quanto pare, il sommo ganzo. E beh, dillo a Cannarsi, perché a quanto pare sembra che i giovani giapponesi abbiano particolarmente a cuore la parola ganzo. Sì, Dutch, però non mi chiamare dal balcone così, non so, mi credi. Oh, che carina sei, di rega, io l'amo. Ma io però non ho una tenda, sto dentro la casa, dentro casa. Vabbè. Rega, io li scippo tantissimo comunque lui e Sedi, eh. Mo l'ho detto. In realtà già l'ho detto pure l'altra volta, però. Però bene così. No, questa è la, e camera mia sta qui. Ma io non ho capito perché Arthur è tipo l'unico ad avere una camera comunque in tutta la compagnia, che per l'amor di Dio, non è che, però. E vai. E vai. Poi, che altro? Io vorrei. Allora, senti, ma no, io vorrei dormire. Assolutamente.
posso dormire? Poi... Quanto ti capisco, io ho fatto il classico guitar. Penso che veramente se avessi lasciato la versione in latino e greco sarebbe stata molto più comprensibile. Quanto le odiate. Oh, guarda il sigaro. Ah, no, non ce l'ho l'olio per... Ah, no, aspettate, posso fare così? Eh no, perché no. Ma io volevo dormire per rigenerarmi tutto. Perché? Ah, ecco. Ah, ecco perché no. No, no, per l'amor di Dio, scusa. Oh, dormi. Oh. No, fino al mattino, sì, lo faccio, va bene così. Vabbè, ma perché tu vivi in un posto strano, Marco, dai. No, io devo recuperare qualche versione che ho fatto al liceo perché lì veramente ridiamo tantissimo. Mi ricordo una volta, tipo... Ma come non ho abiti adatti al clima freddo? Ma sei cretino? Ma sì che ce l'ho. Ma sei cretino? È il pistolero invernale. Cioè, il pistolero estivo, il pistolero invernale è fuori leggero. Ok, a posto. Bene così, quanto è bello Arthur comunque, scusatemi. Taglia 168. Ma perché poi mi si è abbassato così tanto l'onore? Ma Dio santo, ma mi ero fatto un culo per farlo salire. Penso che prima stessi dicendo qualcosa, ma non mi ricordo di cosa stavo parlando. Scusate, ragazzi. Vediamo che vogliono questi, va? We don't need to take revenge, we hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his Ma town. perché adesso sono. Perché adesso sono contro l'italiano? È stato lui a consigliargli quella banca che non è, poi non ci ha dato niente. In his cesspit of a town, we're doomed. You want to leave this place? Scusate, Leave this quando ci country? sono le cose devo What cercare un do you attimo, mean, le scene devo Dutch? cercare un attimo di capire Don't feel good, Dutch? This is e it. di leggere, perché se no mi This perdo is the tutto. last job Io già ho we are problemi. ever gonna pull. Before the year's out, Questo è l'ultimo freedom colpo che faremo, is cheat tomatoes Dutch. and Guarda, mo, eh. bleeding. Farmers. But we Secondo me need crepano seed tutti. capital. Cioè And io we ho need questo, to proprio leave. questo You sapore in know, bocca, questa Arno, forgive me sensazione. if I can't think too much about the mango harvest. Quanto I'm... is it. Trust me. è bello Arthur. Arthur. Scusate, la smetto, perdonatemi. This business, well. Business is business. Angelo Bronte stands between us and Ma adesso our ce lo future. You don't siamo dare touch me. inimicato. Ci manderei tutti a Arthur, morire, sì. Mi come sa on. che You don't Osea ha care about this ragione. one. I am. I've heard that before, and usually I've been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Non mi convince questa storia, se devo proprio essere sincera e ve la devo dire tutta, non mi convince. A boat? We're headed to a settlement called La There's a Gra. boatman there called Thomas who Che knows poi the Kendrick river mi sa, and mi hanno knows the detto place. che, forse me You l'hai don't detto proprio need tu, che la boats, storia finisce a and you circa can tipo catch him from his 60%, mansion from una his cosa del home, genere. catch him off Giusto? guard. He knows we survived the trolley station, so he'll be expecting some kind of reprisal. All right. Okay, makes sense. See, I do still possess some capacity to Scusa make se your non call. sono proprio. Non ero io, ma è così. Ok, perfetto. Vabbè. Non mi fido della mia mente, della mia memoria, perché proprio. Quindi diciamo che non manca tanto, perché io sto al. Dove sei? Sto tipo al 50%. Ah, non lo posso salvare, vabbè. Se non sbaglio sto tipo quasi al Okay, 50%, all right. quindi siamo alle battute finali più o meno. Vai però. Ah, ok. Che bello il cavallo di Dacia, glielo posso fregare? Immagino di no, però. For taking my side back there. It ain't about sides.
Ancora non hai capito che Arthur gliene frega niente delle parti, delle cose. Ah, ammazza! E allora va avanti poco, va avanti. Va bene, ok. Buono a sapersi. A me va bene. Poi alla fine ho controllato e ho visto che non ho fatto tantissimissime live di qua, di Red Dead Redemption 2. Cioè, pensavo di averne fatte molte di più, ma ne ho fatte tipo 8, 9. Quindi... Tra l'altro, Kirtar, tu hai giocato a Red Dead Redemption 2? Immagino di sì. Ormai. Praticamente la quasi totalità dei videogiocatori ha giocato a questo gioco, a quanto pare. Secondo me ci arrivate dentro una bara a Tahiti. Se proprio volete la mia opinione, se ve la devo dire tutta... Io mi sa che me devo mettere questa. Ah, ok, niente, vado troppo veloce. Provarci. Sì, il problema, Dutch, è che voi state facendo un errore dopo l'altro, figli belli. Allora, vattene a far culo da solo, allora. Non ci credo mai che è un pazzo psicopatico che ammazza tutti. What's the problem here? There ain't a problem. You think Michael would question going after Bronte? No. He'd say, ci ripeto, Mike è un pazzo psicopatico. I've been at your side for 20 years. I know. I'm sorry, son. It's just the endless debate about. Ho capito, ma se tu dai ordini del cazzo, Dutch, però io ti voglio tanto bene, scusate la finezza come al solito mio, però. Sean, chi è un amico tuo? Ah, chi era? Non ecco chi è morto l'altra volta, esatto. No, però Arthur, un attimo perché io mi devo mettere... Ok, a quanto pare non posso. Thomas, have you met Arthur? Arthur? Thomas is quite the boatman. He's gonna help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Io mi sbilancio e dico che andrà male anche questa volta. Così. Sono pessimista. No, infatti che vi dar culo, Dutch, scusami. Notare che... Notare la mia finezza, insomma, il mio savoir-faire. La delicatezza con cui ho apostrofato Dutch. Mi fa piacere che sono tutti pronti a violare la legge qua. Questa cosa è bella. Devo dire... Ma io posso avere sempre singhiozzi, però. Vabbè, quanto pare. A quanto pare invece sì. No, mi devo cambiare il vestito perché sto crepando di caldo. Scusate. In mezzo alle paludi. Oh! Beh, studiamo la gallina, già che ci siamo. Giuditta e le due. No.
Carico cavallo, per l'amor di Dio. Ti prego, fammi salire. Dai, ma non è possibile, cazzo. Ma per l'amor di Dio, vabbè, capito. A quanto pare non posso cambiarmi i vestiti durante le missioni. Va bene, mi pare che sono stato in canotta a maniche corte, io sto col pelliccione. Vabbè. Va bene così. Sai che piangina non lo avevo mai sentito, che è? Non ne avevo la minima idea che si usasse questo termine. Tant'è che leggendo piantina ho detto, ah, vabbè, si dirà così, non avevo la minima idea. Sì, però facciamoci una passeggiata al chiaro di luna, dai, non è che tanto abbiamo un'intera banda di gente che ci cerca per ucciderci, no? Dopotutto. Andiamo con calma. Mai sentito. Mai sentito piangina. Sembra una malattia, no? No, non ne avevo la minima idea. Vivi in una cantina. Va bene. Oh, che carino. Ah, ecco cos'è, pensavo ci fossero dei cadaveri. Niente. Non c'è niente. Piacere. Ma perché stiamo facendo questa cosa? Stasera l'estro poetico di Marco ci allieverà. Sono molto contenta. Perché non hai anche una, non prendi anche un'arpa e inizi a cantare? Sono molto in vena di menestrelli perché mi sto rileggendo tutte le cronache del ghiaccio e del fuoco, quindi niente. Menestrelli, trovatori. Che posto di me, scusami, Thomas, eh. Cosa sono i notturni ora? Molti sono gli strani qua, non lo so cos'è. Ah, ma che stai scherzando? Assolutamente sì. A parte che io Marco non lo cambierei con nessuno al mondo per quanto lo vorrei picchiare a ogni piè sospinto, però. Bravo, io non so suonare assolutamente nulla. Ma questi perché stanno a fa sta gita così? Vabbè. Che schifo nella palude. Non potevi prendere una zattera, figlio mio. Dio santo. Ma Kirtar se n'è andato. No, sono triste. Stava simpatico. Ha accettato pure Cannarsi. Io ho un'armonica qua da qualche parte. Eccola. E non la so suonare. Però fa colore. Ti prego, dimmi che qualcuno viene mangiato da un alligatore. Cos'è Surpaloon? Marco, ma di cosa parli? Cosa succede? Che cos'è? Ma poi tutta la pelliccia impregnata di schifo qua. Ma che è, oh? Ma santo Dio. E t'aiuto, ma che ti devo dire? No, non so proprio di che parli. È anche vero che tu però sei in Toscana e io nel Lazio, quindi sembra un po'. Vero. Perché gioco quindi brutto. Sto male. Tra l'altro, a proposito di giochi indie, ho visto uno streamer che seguo io, straniero. Ho visto una live, un paio di live in realtà, in cui ha giocato a questo gioco indie che si chiama Never Again Horror, che è molto bello. E però c'è un mega plot twist che mi ha detto, wow, cacchio. Figo. Bruttino esteticamente, perché insomma, vabbè,
non è questo granché, però figo, non mi è dispiaciuto. Eccoli. Oh, che belli. Ma io voglio studiarli gli alligatori, però. Posso? No, guarda, io ringrazio Dio che non. No, Marco, scusami. No, io ho imparato la società dei magnaccioni, se proprio devo dire. Avevo imparato, perché ovviamente poi non la so più suonare, però no. No. Ci ti posso cantare quella, ti posso cantare qualche canzone popolare romana, ma più di quello. No, Marco, no, no. All'epoca mia, quando io stavo alle medie, c'erano i Flaminio Mafia. Piotta era già avanti, c'era già troppo, capito? I Flaminio, ma proprio quelli beceri, brutti, trash. Ma ti giuro no, Dutch, ma proprio, proprio no. Ma santo Dio. Perché devo fare sempre queste cose, queste missioni così? Vabbè, cerca Jules. Ah, si può correre? Sì, però consumo un botto di energia, di resistenza. Poi si dice Erpiotta. Per cortesia, diciamo le cose come stanno. Mi raccomando. Continua così, che resti zitella. Madonna, quello è stato il tormentone veramente del mio primo anno delle medie. Veramente. Anche se quella che mi piace più è che idea, ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Fanno troppo ridere, scusatemi. Io non alzerei così tanto la voce, Arthur. Ci sono gli alligatori. Vorrei evitare di. Ma poi io non vedo nulla di nulla di nulla proprio, vedo. Andiamo di qua. No, secondo me. No, per noi era troppo, cioè in realtà lo sentivano tantissimo anche perché proprio in quegli anni che era uscito comunque da poco da noi ha spopolato proprio, cioè io avevo una gente malata per Eminem. Oh, guarda! Guarda, c'è un tizio con una lanterna. Però cioè, a me poi non è mai piaciuto il rap, quindi. Eminem non mi è mai piaciuto, quindi come c'è un mostro? Beh, ma io me ne andrei. Tipo, subito. Ecco. Guarda mo, eh. Proprio dove devo andare io. Scommetto. Scommetto i miei libri che adesso arriva il mega alligatore e se magna qualcuno. Oggi mi sono comprata delle cose bellissime, tra l'altro. Niente, scusate. Vi rendo partecipi a voi poi, che immagino ve ne freghi poco, però sono contento. Ho comprato una canottiera e una gonna di serpeverde. Sono troppo contento. Scusate. Guarda, eh. Guarda un po'. Un albero poi. Mortacci tua, mi sono presa un colpo. Guarda, ciao Giuz, è stato un piacere conoscerti. Molto piacere.
Stato un piacere, Jules. Insegna agli angeli come evitare gli alligatori. Tanto, tanto Kendrick, lo puoi dire a voce molto alta. Ma perché ci devo andare io, cazzo? Ma santo il cielo, ma come vi è venuto in mente? Ma siete cretini. A parte questo ti ha detto che c'è un alligatore gigante e voi non gli credete, ma siete stupidi. Santo Dio. Ci puoi mettere i cartelli su questa cosa, Kendrick, proprio. E lo puoi dire a voce altissima. Cazzo, guarda che roba, lo squalo, regà. Ma presto cosa? Ma che devo fare? C'è il dedai? Dove? Che cazzo di ansia, regà. Chi è? Eccolo! Vai! Oh, forza, voi state sulla barca a guardare, ma forza di che? A parte che poi rischio di venire mangiato. Ecco, sì, guarda mo. Cazzo, guarda la gamba! Sbrigati pure! Cioè, pure mi devo pure spiegare. Come al tuo capo gli fanno schifo i soldi? Che succede? Ho capito, io ho finito la stamina qua. Porco. Ah, e vabbè. Li regalassi a te quei soldi, magari, no? Così, chiedo scusa. Pure, devo pure scegliere il posto. Cioè, vabbè, allora è proprio cretino, scusami, cioè, è proprio deficiente. Eccolo là, dove? Dutch, dove? Ah, sta là. Mamma mia, tutti glieli scarico i caricatori addosso, te giuro su Dio. Ti giuro. Senti, ti ho sparato però 47 pallottole, dai. Dai, ma è possibile. Ma quale rispetto, ma io sono d'accordissimo con te. Stai scherzando, io gli auguro tutto il male possibile, quindi. Figurati, un giorno arriverò e lo picchierò. Eh sì, proprio tutto bene. Ringrazio. Effettivamente è stata un'idea del cavolo, eh. Mamma mia. Un po' con quali mani sporche, dai! I've stopped the bleeding. I think he'll be okay. If he don't get a fever. We don't have Che a fever. serata schifosa. A fever is the least of our worries. Ma come, scusa! Ma io l'avrei buttato all'alligatore. Ma ti giuro che l'ho già fatto, Dutch, proprio. Notare la mia mira, sempre migliore. Vabbè, apriamo, ricosiamo il dedai qua. Dove sta il simpaticone? Ma come ne ha... Ma no, ma ho usato il coso per il dedai e ne ha avuto abbastanza. Io vorrei ricordarvi che gli alligatori camminano anche
sulla terra ferma. Quindi... Big ones is lazy. Well, I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me. Bello. Beh, io smetterei di vivere in questo posto, se devo proprio essere sincera. I weren't the one squeal. Yeah, well, you weren't in the water with. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules been bitten. Oh my god. Io non sarei tranquilla a vivere sull'acqua. Scusate. Feed him garlic for the infection. Ma poi con tutto lo schifo che stava nella paduta, ragazzi, sai quanti batteri si è preso su quella ferita? Ma con quale occhio ce lo sta dicendo Thomas? Attenzione. Ok. Ok. Posso cambiarmi il vestito adesso? Ah, ok, va da solo, va bene. Va benissimo. Oh, mi hanno dato da lavorare. Ah, scusa Marco, non avevo visto il tuo messaggio, perdonami. Questo sarà il tormentone per anni proprio. Non ce la faccio. Ciao, buonasera. Se, allora, ti faccio ridere. Prima è passato un nuovo follower. Insomma, mi ha messo il follower. Tale William, che viene dalla Turchia. E... Ha iniziato a parlare di politica pure lui, ha iniziato a parlare di seconda guerra mondiale, di nazisti, di cose. Io non capisco perché. Ma che ne so, Marco, ma guarda, io non so che dire. Non so che dire, scusate, ho bisogno di un po' di roba per curarmi. No, come ti so, così a sorpresa ce lo dici che ti possono finire i giga, maledizione. Allora dimmi intanto, prima che sparisci, che magari sparisci, come stai? Tutto bene? Che dici? Tutto a posto? Scusate, mi prudo il naso. Finezza. Che racconti? Devo metterla la frase, la catchphrase, pensi che il gitto era... Che bello Kendrick che fa il gran marnazzi al posto mio, quanto ti voglio bene. Adoro, grazie. Grazie mille. Ah, sei in America, è vero, mortacci tua. Scusa la finezza. Alla faccia tua, è vero, tu stavi in America, sono tristissima. Cioè, sono contentissima per te ovviamente, ma sono tristissima perché volevo tantissimo... Ci vorrei tantissimo andare anch'io. È vero, maledetto. Che ore sono là? In che zona stai? Non mi ricordo. Hai detto California o Florida? Nessuna delle due, probabilmente. Conoscendo la mia memoria, sicuramente non nessuna delle due, però. Selvaggina cotta, ma cucina subito. Cucina. Che bello, è vero, stai due settimane, se non sbaglio, 10 giorni, quanto avevi detto, raga? Io non mi ricordo niente, ma che problemi ho? Non lo so, ho problemi. Pesce succulento cotto. Pesce succulento. Approvo. Ma perché le zanzare, maledizione? Living in America. Arriva James Brown così a sorpresa. Che bello, mi piacerebbe un sacco, ragazzi, ci sono miliardi di cose che vorrei vedere negli Stati Uniti e in America in generale, in realtà, ecco, questo sì. Tantissime, che figata. No, ma Marco, non ti fare domande, però, non
Fatti domande. E poi Apollo grida. E poi tra l'altro ieri è stato il compleanno di Stallone. Dormi. Oh. Fino a mezzogiorno, sì, ripristino tutto. Adriana! Beh, se sei a Washington ti fai la foto sulla famosa scalinata. Vorrei tantissimo fare un botto di foto in un botto di posti di film, cioè che sono stati insomma usati nei film. Mi piacerebbe tantissimo. Mamma mia, non avete la minima idea. Che bello. Era a Filadelfia, scusami, non Washington, perdono. Perdono, perdona, a Washington c'è il memorial, il Lincoln Memorial di Forrest Gump, scusatemi, ogni tanto mi confondo. Le scalinate, comunque sì, bello, bellissimo. Ero scordata che era a Filadelfia, vedi, bravo, bravo. Il pistolero estivo, mettitelo subito, perché... Ma, taglia, ma e perché io sto in un posto dove sono ricercato? Allora, Dutch sta qui. Questo chi è in tutto ciò? Geremia. Ah, sì. Vabbè, dai, andiamoci a fare questa missione così, dai. Che fai a fa? Giuditta. Olè. No, 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 per l'amor di Dio, c'era gente di là che mi voleva sparare. No, poi non mi parlavi di Filadelfia che mi metto a piangere che penso al film quello con Tom Hanks. Madonna, la tristezza di una vita. Oddio, ancora piango. Scusate. L'angoscia di un'esistenza proprio, madonna mia. Ma come si fa? No, scusa. È buono, non rompere Kendrick. L'ho appena mangiato, tra l'altro, l'ho mangiato a cena. È buonissimo. Io mangio quello col tartufo. Questi discorsi di elevata cultura proprio. Di alta levatura culturale. Vai. Sì, devo recuperare la roba nella casa del tizio. Ah, ma c'hai problemi con i latticini, hai? Vorrei averli anche io così ne mangerei di meno. Purtroppo no. Guarda, lo so che è una cosa stupida da dire, però. Però è così, vabbè. Ci sono un sacco di persone comunque che non tollerano i latticini, devo dire. Tante, tante. Tante, tante. Alright, girl. Comunque io mi sbilancio, secondo me questi a Tahiti o in Australia non ci arrivano mai. Ah, alcuni? E tipo il latte quindi lo puoi prendere oppure quello è... Oddio, oddio, ma perché? Dove sei? Che c'è? Che succede? Ma perché io mi devo fermare ad aiutare tutti? Dove sei? Eccoti, oh, madonna mia. Ma come di nuovo? No, beh, sto male. Sto male. No, io non. In realtà pure io. In realtà pure in teoria sarei un po' intollerante ai latticini. Insomma, non mi fanno benissimo, però io me ne sbatto allegramente. Li mangio lo stesso, perché mi piacciono troppo. L'ho fatto solo per l'onore. Sì, figlio mio, ma evita di... Cioè, ma come cazzo fa? Questo 2 volte è stato morso. È un cretino. Ah, ecco, bravo Arthur. Basta. Ma anche basta adesso, direi. 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 Ottimo.
ultimo dire no, la smetto, giuro. Kenny, come si mangia in Germania? Perché vabbè che tu vivi là da sempre, se non sbaglio, insomma, quindi magari non hai neanche, insomma, non ti manca il cibo italiano, però come mangi in Germania? Cerca l'orologio e la pistola, va bene. E il registro. By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne, we do hereby grant repossession of this la banca di Rhodes. Here into the bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Blackley clerk, November 18th, 1895. Molto bene. Ma posso... Secondo me, ormai ogni antichi arrosti e patate, la pasta la fate mai? Oppure lì proprio non è contemplata? Quindi non c'è tantissima varietà, quindi, a quanto ho capito. Ah, casa mangiata italiano, ecco, ho capito. Poi ovviamente quando esci, insomma, è un'altra cosa. Vabbè, questo è come quello di prima. Sì, ma io devo trovare un modo per entrare. Tipo qua, così. Mi fa ridere che si sono preoccupati di chiudere tutte le porte tranne quella, di inchiodarle tutte, e questa è perfettamente apribile. Mi fa piacere. La pasta mia mamma... Oh, ma dai, addirittura, penso di non mangiare pasta fatta in casa, fatta da noi da, non lo so, da 20 anni probabilmente. Prima mia zia faceva i ravioli, poi è morta e quindi ha smesso. Oh santo Dio, addirittura. E quindi poi abbiamo smesso. Mia mamma non cucina tanto, non cucina bene. Io odio cucinare, lo detesto proprio al profondo del mio cuore. E quindi niente. Te ne vai, va bene, ciao tesoro, alla prossima. Grazie mille come sempre per essere passato. Buona serata. Ciao. Hai svisionato e ho letto che cosa? La mia proprietà, ok, posso. Poi c'è un disegno di un bambino pure, se non sbaglio. Eccolo! Da qualche parte. Ah, eccolo. Thanks indeed for your talk to our Sunday school class. Ok, va bene. Ah, la pasta la fa mia mamma, sì. Kendrick è fortunato, bisogna dire. Io odio cucinare, raga, non c'ho la vita proprio, me lo detesto. Perché questo me lo legge a voce? Scusate, devo vedere il lavoro che me lo dato. Hai poco tempo, Zigulino? Oddio, mi spiace. Vabbè, divertiti e fai un sacco di foto, così poi quando torni me le fai vedere. Mi raccomando, vi ricordi in che zona stai degli Stati Uniti? No, vabbè, dai che ti diverti, su. Dai che stai in un posto bello. Reazione a catena, va bene, 20 minuti, ok. New York, che bello, che figo, divertiti un sacco. Poi ci fai vedere le foto. Ah, ok, perfetto, ce l'abbiamo. Tra l'altro dovrei creare ancora la chat di Discord. Vi giuro su Dio che la faccio, regalo. Ve lo giuro, mi dimentico sempre. Giuro che la faccio, lo prometto. Così poi potete spammarmi le foto di quello che fate. Tipo Zigulino, così mi può mandare le foto di New York. Dunque, cos'è? Le gallette, no. Tranquillo, quando devi andare vai senza problemi, puoi anche sparire, insomma.
Io scarto perché mi fanno cagare a me le sigarette. Puoi anche sparire senza dire niente, tranquillissimo. Mi ha fatto piacere comunque che sei passato a salutare. Sì, stasera, anche l'altra sera, devo dire. Perché sigarette premium non le fa prendere? Devo scartare le sigarette premium? Anche l'altra sera c'era poca gente, devo dire. Ma se faccio USA mi dà le sigarette. Mi dà le figurine? No. No, perché me le danno in automatico. Infatti. E anche l'altra sera c'è stato, non lo so, qualche live che è un po' molto tranquillo, insomma, un po' morto, diciamo, va, siamo sinceri. Siamo sinceri, un po' morto. Prendiamo le sigarette premium, così prendiamo esatto, le figurine. E poi, allora, ci manca il registro. Peccato, vabbè, te so, capita. Capita, insomma, ci sono state sere in cui ho avuto 10-11 persone addirittura in chat o comunque in live, quindi succede che ci sia meno gente ogni tanto. Però sono contenta perché comunque sono arrivata a 100 follower, 105 follower, quindi insomma. Per me è un grande traguardo. Piano piano si animerà la chat, ci saranno più persone. Piano piano, tanto comunque poi vado live anche domani sera, quindi magari domani sera che è lunedì forse c'è un po' più di gente. Ah, la pistola, ecco cos'altro devo cos'ha. Mi sto a fare gli affaracci di questo tizio comunque, se devo essere sincera. Ah, c'è una botola, attenzione! What you doing Ma here? che cazzo di ansia, Working in regà, con this questa place risata a still? sorpresa! Yeah, easy. I'm just looking around for some things. That old revolver yours? Ah, eccolo. Finders keepers. Te la ricordi questa missione? Sei cretino, è una pistola del 700, ma dov'hai? Oh, God damn it! Come on, Dan! Where are you going? Ma perché vi dovete prendere a coltellate così a sorpresa? Ah, c'è un altro? Eccolo. Bam, bam! La finezza, sì, ma proprio guarda, li ammazzo tantissimo. Poi mi hanno fatto spaventare. Ah, stai giocando. Ma che ore sono lì? Tesoro, scusami. Che ore sono lì da te? No, prendi il mio cappello subito. Dammelo. No, non è questo il mio cappello. Fermi tutti. Eccolo il mio cappello. Cambia subito, che orrendo questo. Ok. E la pistola. Eccola. Pistola di cosa? Sai che è LA Noir, non ci ho mai giocato. Che com'è? Che dici? Ti piace? Ah, le 5:10. E che stai a fare a giocare? Perché stai giocando? Scusami, perché non sei in giro a vedere cose? Il registro, ispezionale. Non è splendido, ok, ma è un gioco investigativo? Se non mi ricordo male, non lo so. Dear Mr. Thompson, after numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must Ah, terminate your pensate. employment. There's just no place for a Madonna. man like you at the. E qua c'è una botola. Io lo sconosciuto lo prendo. Va bene, ciao Giulino, alla prossima. Ciao, ciao. Divertiti a New York. Ciao. Beato lui. Anch'io voglio andare a New York. Guarda la camicia tutta macchiata di sangue. Quel coltello, che fisica ha quel coltello però. Ah, ok, mazza, oh. Merda cosa, oh. Che succede? Che accade? Cosa c'è? Ma che fai? Ma sali sui barili così a sorpresa, Arthur?
Esamina il registro subito. Ma perché mi prude il naso? Apri. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy. $17. January 18th, Negri recuperati. Madonna, no, che tristezza, regà, non si può fare. $18. May 24th, Minnie and Child. Non si può fare, regà, no. Proprio no. Che tristezza. Apri, cos'è? Giugno 64, addirittura 30 anni fa, praticamente 30 anni prima, qua insomma, nel gioco. Pensate. No, io non voglio rimettere a posto. Io lo voglio. Ok, ma qua non c'è tipo... Ah no, perché sono i corpi di sopra, giustamente. Va bene, ho recuperato tutto, torniamo dal tizio. Torniamo dal tizio. Tra l'altro, quanto sto sbracata io stasera. Mamma mia, mi devo mettere... Adesso mi sistemo, giuro. E posso uscire da qua? No. No, c'era la porta della cucina. Non voglio prendere lo sconosciuto. Ah, c'è un'altra lettera, fermi tutti. Mi sistemo, ne approfitto. Dear Jeremiah, there ain't nothing here any value. I wouldn't give you a dinner for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Che cazzo è Bill? Che succede? Non capisco. Ah, Jeremiah è il tizio che ci ha mandato qui a recuperare la roba. Va bene, va bene. Va bene, vai, salta! Olio cuore! No. Volevo fare di nuovo la pubblicità dell'olio cuore. Di qua la posso fare questa cosa? No. Arthur. Però sì, ma con quale agilità? Dai, ma chi è? Cazzo, mi sono spaventata, pensavo fosse un tizio, invece non ho spaventato. Ok, andiamo da... Dove sta? Qua. Ah, vabbè, non è neanche lontanissimo. Il problema è che se mi becca qualcuno io vengo arrestata proprio come se non ci fosse un domani, perché $160 di taglia. Non mi va di pagarli, che cavolo. Penso che tanto prima o poi li pagherò, perché sì. È in mezzo alle fratte siamo. Cos'è? Cinghiali, va bene. Ah, eccoli. Scusa! Ho fatto? Ah, ok. L'ho calpestatissimo. Madonna. Ok, vedi, abbiamo tagliato i campi, va bene così. Posto. Ma quindi, scusatemi, ma quindi questo tizio era uno schiavista, è uno schiavista tantissimo. Cioè, quindi io lo ammazzerei, perché, perdonami, ma... Perché, cioè, se è stato uno schiavista, io proprio... Sì, un professionista dello schiavismo. Don't you understand? Those bastards have changed everything. I was a good worker. Ma quei bastardi, quelli che hanno vietato la schiavitù, no? Suppongo. Meno male. Tra l'altro. Adoro Arthur, regà, che bello che è. Ma non funziona, cretino. Che bello, Arthur. Già, lo stesso non si può dire per tutti i neri che sono stati schiavizzati da te, maledetto bastardo. Scusate. Prendo particolarmente a cuore.
Posso tirargli un calcio, tipo? No, 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 evitiamo di fare casini. Allora, dobbiamo andare da Dutch. Dobbiamo andare da Dutch. Ti giuro. Ma perché ogni tanto mi apre il registro così a caso? Dobbiamo andare da Dutch. Ecco qui. E questo cos'è? Ah, il negozio di esche. Ecco, no, io ci vado. Faccio un salto perché vorrei anche pescare ogni tanto. Mi piace un sacco. Non mi dispiacerebbe. Vai, corri. Forza. Ah, che bello quando salta gli ostacoli. L'emozione di... perché mi ha alzato l'onore? Cioè, a me va bene, per l'amor di Dio, però... Cosa ho fatto? Mazza, è bello alto, dai, sono contenta. Spero di arrivare ancora più su. Oh, 26 gradi. Molto bene, ma se io... No, perché ho paura di finire in mezzo ai paludi qua, che siamo nella zona brutta. Tra l'altro non mi pare di avere altre missioni da fare. Quindi proseguiamo con la storia principale. Che ne so? No, vabbè, è ancora le 11:20. C'è tempo, c'è tempo. Salve. Saluto gente a caso. Quando mi capita. Ecco, secondo me stiamo entrando in una zona... Che c'è una zona rossa qua, cos'è? Cioè, in teoria tutta la zona dovrebbe essere rossa. In teoria. Che ho fatto? Chi è? Cosa ho ammazzato? Cosa ho preso? Per sbaglio, tra l'altro. Cosa sei? Ma cos'è? Una tartaruga? Ma è un armadillo? Una tartaruga? Ma dai. Cacchio, non l'ho neanche studiata. Con quale animazione questa cosa, però? Ma dai, pensate... Non posso avere sempre il raffreddore. Chi è? Pronto? Non so, ho visto delle opzioni, ma non ho ben capito cosa sia successo, però ok. Ok, mi ho studiato pure la capra. Il canetto! Madonna, oggi al mare c'era un cane stupendo, tipo un husky, amore. Che bello. Ma posso legare il cavallo da qualche parte? Non vedo. Oh, vabbè. E se iniziamo a sbadigliare, la fine. Acquista, acquista. Salve, signora. La vedo in forma. Grilli vivi, vermi vivi, gambero d'acqua, esca per... Oh, ok. Te lo meriti, va bene? Beh, io un po' di roba la prendo. Gallette, galletta d'avena. Gomme alla cocaina, raga, top. Top. Costano poco, le piglio tutte così quando vado a pescare. Cazzo, 15. Sì, vabbè, sti cazzi. Ce n'ho talmente tante. C'ho 5.000 e passa dollari. Fai basta. Uè, vabbè. Scusa. Sorry. E mi è venuto così. Esche naturali, esche artificiali, set. Provviste. Tonici. Ce l'ho tutti, quindi non mi serve. Ok, mi ricorda tantissimo. Vabbè, dico un'ovvietà. Questa è l'ambientazione ovviamente della principessa Ranocchio. Ovviamente. Ma perché sono risalita su? Perché sono scema. Lega il cavallo. Oddio. No, la morte queste sere comunque. Ci sono pochissime persone. Vabbè, ho io singhiozzi. Il bene e meglio. No, raga. Giuro che la smetto. La smetto di sbadigliare. Ci provo, perlomeno.
look how that turned out. Aspetta, Iti è bella, dai. Forse solo perché fa caldo. La vendetta è un piatto che va servito. E basta. Cioè, va servito a prescindere. Che va bene. Cioè, nel senso, ok. Sharpshooter. When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Ti giuro, guarda. Watch it. Only type of savage in these parts. Perfetto, bravo, ecco Dutch, così ogni tanto continua a starmi simpatico. Giusto. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, I mean, you think we got this? Don't you never leave love aside. Raga, ma secondo me Arthur sta male, perché ogni tanto prende e tossisce così. Secondo me c'ha la tubercolosi, tipo la tisi, non lo so. Secondo me finisce male, male, male. Ho questa sensazione. Good luck to you. E ma smettila! Ok. Lì vedo una pistola. Che vuol dire? A sinistra. Ok. Va bene. Lancaster a ripetizione. Va bene, seguo John. Andiamo, ecco appunto. Ho seguito tutti tranne John. Va bene così. A posto. Perché c'è l'icona di una pistola là? Cos'è? Boh. Perché lì sono andati in tre, qua siamo solo in due. Perché siamo un numero dispari. Giustamente. Va bene, ma posso ammazzarli? Cioè, io eviterei di sparargli, io li ammazzerei gentilmente. Tipo. Credo. Forse. Che devo fare, John? No, sì, vabbè, sparo in testa, ci manca solo. Ah, ok. Cazzo, ok. Detto Dio, mo ammazzo John per sbaglio. Non il panico di una vita. Nasconditi dietro la statua, Arthur. Chi c'è? Donna, la soddisfazione di prenderli in testa. Ah no, è morto, ok, niente. Poi? A me mi dà fastidissimo che non riesco a lootare mai i cadaveri, tipo. Muori, poi? Madonna, che soddisfazione! Fruga. Questo non c'è nessuno, ne approfitto. In italiano, che bello, no? Fatemi sentire! Arthur, però, cazzo. Cioè, abbi pazienza. Dai, piglialo! Oh. Perché mi fai volare il cappello? E forse io devo tipo... A parte prendilo subito il cappello. Raga, secondo me... Cioè, secondo me era il caso di fare una cosa... più discreta. Io l'ho detto. Mo poi... Fate come pare. Ma secondo me... Posso lootare i cadaveri? Non me li fanno mai... Non mi fanno mai prendere la roba. Che palle.
Oh, Dutch, non rompe le palle. Ah, io devo sparare alla serratura. Ok, ma io non voglio questo fucile brutto. Ma sfonda la porta, ti ho detto. No, no! Mi fa schifo la doppietta, no! Ma che palle! No, è brutta! Avevo il Lancaster a ripetizione, invece ho così tanto. Cosa succede? Ma che palle! Fanculo, uso le pistole. Ecco. Come fai a essere ancora vivo? Ti ho colpito 47 volte. Oh. Prendi la cassa della ripetizione subito. Ma. A L1, no R1, cretina. Che cazzo è? Chi è? Oh. Ok, poi. Chi sta? Chi sta? Eccoli. Bam, in testa. Perfetto, fuori uno. Fuori due. Oh. Che bello. Va bene. Ora posso frugare adesso la gente? Adesso vado, stai calmo. Non mi servono cose. Devo arricchirmi. Devo vendere roba. Vai all'inferno. Che bello. Adoro. Devo trovare le scale più che altro. Ma scusa, ma senti il tizio in italiano? Piango. Adoro. E sogni d'oro a te. Guarda la finestra. Che figata. No, ma io perché ho usurato? Sì. Bam, mamma mia, faccia. Sfonda. No, perché stai ricaricando? Vabbè, ho capito. Sfonda, benedetta porta. Sì. Mazza che mi... Dai, non posso avere questa mira, dai, che figuraccia. Sì, vabbè. Come fai a essere ancora vivo? Muori. Eccolo. Ma... Scusami, ma gli ho tirato la pistola in testa. Sto male, io l'ho preso proprio in fronte. Aspetta, cosa dice? Pistola di Mauser? No, ma perché? Quel paglio puzzante. Ma smettila! A parte fruga, e va bene. Oddio, ma mi date il tempo? No, non voglio... Eccola. Compagno aggiornata e poi recupero questa perché la preferisco. Che devo fare? Posso frugarlo prima? 155 dollari. Direi che ne balza la pena. Oddio, posso usare anche questo cappello. Ok. Scendiamo. Uomo di legge pure. Sì, vabbè. Vabbè. Ok. Ok, almeno posso sparare. Questa è già una cosa positiva. Eh.
Ma perché tutte le situazioni... Oh, che bello. Perché tutte le situazioni devono finire così? Ma forza Arthur, ok, ma mi devi dare il tempo. Ricordo che io sto trasportando un cadavere, un corpo che non è leggerissimo. Pure, poi... E vabbè, poi vi siete schierati col criminale sbagliato, che bello. C'era qualcuno che mi stava sparando male. Beh, un sacco che non morivo, dai. Posso essere soddisfatta, più o meno. Spero che mi ricominci dalla... Ecco, esatto. Ok, però mi devi dare... Di nuovo, mi devi dare il tempo. Beh, io intanto scappo, poi sparo. Fuori uno. Fuori due. Che bello quando fa queste animazioni stupende. Io, ok, ci sono più o meno, ma... Possiamo... Ok, grazie. Grazie. Chi è? Ce n'è uno qua. Ah, sì, eccolo. No, non è vero. Ok. Ce n'è uno là, però. Ok. Beh, io scapperebbi. Alla barca. Dove sta la barca? Ah, eccola. Vai. Oddio, ma perché mi pungono le zanzare? Guarda mo come arriva qualcuno e dobbiamo sparare verso la riva, eh. Oh, hey big man. We gonna ransom you or what? Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing. You mean nothing. You stand for nothing. Me, I run a city. If I catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. Quanto sei cretino. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already the dogs are on the way. Sì. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They all... Lo affoghi? It's smelling filth, huh? So filth. Oddio. Oddio. Ma perché diventa così serio improvvisamente questo gioco, regà? No. John, zitto per l'amor di Dio. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. Mamma mia. I figure it might as well be him. Raga, ma cioè, ma questo gioco mi fa ridere e poi mi pugnala il cuore così. Ma come si fa? Dai. Che tristezza. Perché devi diventare così serio all'improvviso? Dai! I feels!
Ah, ok, era proprio la vendetta, un piatto che va servito e basta. Ah, va bene, va bene. Vediamo che ci dice. Ah, entro 1 minuto, 20 colpi alla testa, tutte le stanze. Va bene. Che c'è qua poi tra l'altro? Cos'è che mi... 355 dollari. Mi fa piacere vedere che ci preoccupiamo di tenere le nostre taglie basse. Fa molto piacere. Cos'è una lettera? Ufficio postale. Ma io dubito di poter andare nell'ufficio postale ora come ora. Ci proviamo? Mi sembra sia troppo lontano. Parliamo prima a Dacce, va? Dopo ragazzi, scusate, faccio un attimo un salto sopra, un secondo solo, ma... Ah, è zio che dorme, scusa, ti ho calpestato, scusa zio, perdono. Voglio andare un attimo qua. Libro contabile perché volevo comprare delle cosine. Ecco qua. No, provviste, munizioni, armi, no. Alloggi. Un attimo. Oh, ecco qua. Attrezzi per lavorare la pelle. Acquista. Perfetto. Oh, amen. Oh, amen. Ci abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. 4,50. Che sei scemo? Diamogli qualcosa di più confortevole. A che serve? Ah, va bene, approvo. Sono a contribuire di più. Va bene. Ok. 3,25. Ma che cazzo? Ma subito, ma subito, ma che stai scherzando? Il viaggio rapido, ma tu stai scherzando, ma subito. No, no, che siedi, dai, devi dire. Ah, ecco, poi una cosa che non avevo fatto. Mi mancava. Ok, io voglio contribuire. Dai del denaro. Sì, è un po'... lunga la cosa, però. Ok, forse ora un po' troppo. Ok, ok, 500, vai, te li do. È aumentato l'onore e voglio il libro contabile, quindi adesso miglioro l'alloggio di Arthur perché abbiamo sbloccato, sblocchiamo il viaggio rapido, ma subito proprio, ma subito, che bello! Oh, mamma mia, finalmente la soddisfazione! Oh, che bello. Mi devo spostare con la gamba, scusate. La finezza, come al solito mio, e poi migliora tutti gli altri alloggi così a sorpresa. Vabbè, questo non l'ho neanche mai usato. A che serve? Accedere ai cavalli. Ah, ce l'ho. Sì, tanto non ho mai comprato nulla qua, quindi ne approfitto. C'ho talmente tanti soldi che li posso usare, dai. Oh, ah, ok, vabbè, non adesso, dai. Ok, approvo, molto bene, sono molto contenta di questi achievements.
di queste cose nuove che abbiamo preso. Vai, vai, vai. Bene, 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 bene. E andiamo da Dutch e Osea. Ecco qua. Banca è una vecchia questione americana. City, there are police, but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause a diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan, effettivamente. We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying. It's as good a plan as any. Think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Certo. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. Justin, hi, good evening. How are you? Tonight is a very, very, very calm night. You are alone. We have Pavel Engie, but he is in background. He doesn't participate. And so you are the only one in chat. How are you? Ecco, perfetto. Che quanto è bello Arthur. I'm fine, thank you. Today I've been at the sea, at the beach. If you can see, in fact, you can see the red cheeks, you know. You see? 1, 2, 3. I'm like a clown or something. Hey, I want to do. Nothing more. I worked this morning and I have to work tomorrow morning. But are you on holiday right now? Right? Giusto? And I'm playing, and today is a very, very, very calm evening. We had a few people in chat, and I don't know. I don't know why. Maybe tomorrow will be better. I don't know. Scusate, stavo perdendo tantissimo dal sentiero. Guardate come io lo so che finisce male, 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 lo so, ne sono convinta, come tutto tra l'altro in questo maledetto gioco. I'm at home, but I have school holidays, yes, fantastic, and you start again, the school at the end of August, is it right? I remember correct. I'm sorry, my memory is not so good at all. Excuse me. I ask you the same questions again, again, again. I'm sorry. I can't remember anything. Ciao raga. Oddio. Ma perché dobbiamo fare queste cose? Ma non pot. Allora. Avevamo trovato un posto bellissimo davanti a un lago. Non potevamo costruirci una casa e farci i cazzi nostri? No, quanto pare no. In the beginning of September. Ok. It's the same in Italy, you know. We end the school in the mid of June. And we start again at the beginning of September. But, of course, your holidays are different from us. I know. From ours, but yes, the period when we start again school is in the beginning of September. Oh, and do you want to laugh? At the beginning of my life, I've talked for about 10 minutes alone. Because I didn't realize that my microphone had a problem, and so nobody could hear me, and I spoke 10 minutes with no audio in my microphone.
I'm stupid. Ah, Lemon National Bank. Ah, capirai, quindi andiamo a rompere le scatole proprio... Molto bene. Gentlemen, robbing thieves, it ain't no crime at all. È armi sul cavallo, infatti. Carabina di petizione è la mia preferita. Lucky it was... Yes, yes, lucky, but... It makes me laugh so much. Because I was convinced, I was determined. Well, it happens. What do you usually do in your days? So what do you do during your day, during the holidays? Do you go to the beach? I don't know. No. No, I don't think Germany has the sea, I'm sorry. Oh, wow. Sorry, I'm not good at all in geography, so please excuse me. What do you usually do? You play video games and everything? Oh, you go to this, okay, you have the beach, so, okay. Okay, perfect. It's the same. I've been to the sea, to the beach, this afternoon. Bye. Okay. Che devo fare? Dove sta? Eccolo. Vai. Forza, po'. Quanto ci metti? My life is very boring to me. Don't you do some sport? Or don't you have other hobbies than video games? Or friends? To hang out with. Scassina la cassaforte. Ah, giusto. Ma funzionano veramente così? Secondo me no. Troppo facile. Secondo me non funzionano proprio così, però. Fuori uno, poi. Come siamo nei guai? Ma Cristo santo. Ma dai! Tua madre è finita. Ah, cacchio, l'hanno presi. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton, let my friend go. Or folks, they are gonna get shot. Biking and swimming. It's fun. I like it. I have a bike. And I usually go during the afternoon, especially in the summer, because it's beautiful. Guarda come muore. Ma gli spara tantissimo. No! No, raga! Ma come? No, però, questo voglio. Oh,
No, dai! Ma che tristezza! Ma già... Ma già il Dead Eye è finito. I'm sorry, Justin, but this is a very important moment, so I'm going to speak to you again in a few minutes. Sorry. This is a turning point in the story of the game. Oh, Madonna. Ma come fai? Ma perché non ti alzi, Arthur, in piedi? Raga, qua finiamo malissimo. A me dà fastidio però che il coso si muove, che la telecamera si muove. Raga, si muova, vabbè. Ovviamente. Raga, io scommetto che la nostra taglia aumenterà tantissimo. Un attimo, dammi il cazzo di tempo. Ok. Wow. Dai, Arthur, però. E quindi? Io ci sparo pure alla dinamite, ma... Mamma mia, giù, giù, Arthur, giù, 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 giù! Cazzo, come una spia! È vero! Cazzo, sì! Ah, ok, mi ha dato... Io voglio questa. Ok. Cacchio, è vero, per forza una spia! No, raga, ma che tristezza. Oh. Corri, Arthur. No, però io devo saltare da qua, ok. Io volevo il mirino telescopico, però. Cosa succede? Vabbè. Dai, cazzo. Ma perché si muove la telecamera? Una cosa che mi dà troppo fastidio. Bam, in testa così a sorpresa. No, raga, ma che tristezza. A parte no, che Osè è morto, no? Che tristezza. Crepa però. Puoi morire? Ti ringrazio, gentilissimo. Ah, c'è un altro là. Ce n'era un altro là. Là. Ma io c'avevo l'arma col mirino telescopico. Dov'è finita? Quanti sono, raga? Ma tutta la polizia del paese ci stanno mandando? No, non puoi essere ancora vivo. Non puoi. Ok. Oh. Arthur! We lost John. Killed? Arrested. No, John! We better go, we'll be next. What you think? I reckon me and Lady try and find a way across the roof. See if you'll cover us. Sure, sure, go on! Oddio!
I'm sorry, Justin. Okay, now I think it's quite more. No, ma Lenny è morto. No, mi incazzo se Lenny muore, eh. No! Sì, Arthur, dai, cazzo, però. No, I started to talk to you, but then another character is dead. It's that one of the main characters and one of the most beautiful characters. And I'm surprised and everything because... And I'm so sad because he was a very nice character. And then it's that another one of the gang. And maybe in the group, in the gang, there is a spy. Because the police knew that they were going to make a robbery, a bank robbery. So it's crazy to think about that there is a spy inside the group. I'm sorry, I'm so excited about it. The story is crazy. I don't believe it. Who will be the spy? Ain't nothing like that. Maybe forse Dutch, raga. Dai, non lo so, sarebbe assurdo. Cioè, sarebbe fighissimo, ma sarebbe assurdo. I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Ho buttato l'acqua per terra. Oh, ok, Justin, I need to work tomorrow too. Thank you for passing by. It's always a pleasure to speak to you, to talk to you. I'm so happy to see you every time. Thank you very much. I hope to see you soon, ok? Good night and good day for tomorrow. Have a nice day for tomorrow, ok? Thank you as usually. Thanks. To me, it's very important that you come here and say hello and everything, and you keep in touch with me. Thank you. Bye. Okay. Follow me. Good night. Ce la faremo? Cioè, sono morti due, ne sono morti, raga. Ma santo Dio. Porca miseria, raga. Dai, ma come si fa? Madonna, ma la tristezza di una vita, è morto Osea. Cacchio, e se... Che devo fa? E se la spia fosse John, che è stato catturato? Perché io il primo ho giocato pochissimo, non so nulla della storia, quindi... No, non ti muovere, Arthur! Resta giù, cazzo! Ok, che ansia. Ma come dietro i sedili? Ecco, sono nascosta dietro i sedili. Che ansia. Cioè, perché... Allora, o è John, però ripeto, non so... Non so, il primo ci ho giocato pochissimo, quindi la storia non la conosco.
Però potrebbe essere stato John oppure potrebbe essere stato Dutch, addirittura potrebbe essere la spia, non lo so, io butto congetture a caso. Io sono curiosissima. E che devo fare adesso? Io sono nascosta. Dai. Ok, sono scesi, andiamo. Dutch, aspettami! Ti prego. Ok. No, ma non fare questi versi, Arthur. Chi è? Chi è? Chi è? Che ansia, raga, mamma mia. Ammazzali. In silenzio. E come li attiro? Bravo. Non sono convinta di questo tuo piano, Dacce, se devo proprio essere sincera. Non sono affatto convinta, ma ok. No, però. Di qua, ok. Cazzo. Ah, di qua, ok. No, abbassati però. Forza, raga. Dai, 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 rapidi. Però, scusami, adesso che noi stiamo scappando, che va tutto bene, no? Ma tutto il resto dell'accampamento? Sedi e tutti gli altri? Che fine fanno? Oh, ciao tesoro, buonasera. Ciao, che bello, stasera è una serata veramente morta. Siamo solo io e te. Che dici, tutto a posto? Infatti. E poi? No, Charles, no, no! No, ma così si uccide! Come stai, tesoro? Che mi racconti? Tutto bene? Sei pronto per il nostro viaggio? Manca ancora un mese praticamente, però. Ma posso. Ok, posso muovermi? Devo seguire Dutch? Sì. A quanto pare sì, sono tutti a dormire. No, ma in realtà stasera non è entrato praticamente nessuno, siamo stati in pochissimi. Sia questa sera che venerdì sera, non lo so, forse questa settimana è un po' morta. Non ne ho idea, forse domani andrà meglio, dai. Che stai facendo? Lavori domani? E come stanno andando questi saldi soprattutto? Sì, vabbè, ogni tanto giocare con tranquillità va anche bene, dai, figurati. Infatti At least adesso. we got some gold, I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Hosea, Charles, Benjamin, pure. I don't know. So what are we gonna do now? Ma che tristezza. Guess I Luke, ciao, buonasera. give him some of this gold to secure his silence and find Ciao, out what tesoro, come va? Mazza, stavo Oh. appena dicendo che questa sera è stata morta e poi vi siete passati a salutare. Ah, penso a te, Madonna mia, ma quanto durano i saldi una settimana? Mamma mia, che storiaccia. Che dici, Luke? Tutto a posto? Buonasera. Sei tornato ora dal lavoro, mamma mia. Beh, effettivamente è mezzanotte. Voi chiudete per le 11, chiudete, giusto a Lord Wild West. E com'è andato al lavoro oggi a te? Tutto bene, Luke? Tutto bene? Raga, ma guardate che casino che è successo. Poteva andare meglio. Money and loyalty. That you can do
Mi dispiace, vabbè, ma lavori anche domani? Che turno fai? Ma quindi stiamo andando a Cuba, a quanto pare. Ah, domani riposi. Vabbè, dai, allora, relax. Relax. Dormo bestia, fai bene. Io domani mattina lavoro con mia somma gioia, guarda. Due palle. Non mi va. Non mi va, ma ovviamente mi tocca neanche a dirlo. Sono arrivato a un punto della storia tristissimo, Luke. Sono morti tutti, cioè, ma è morta gente. Adesso qua stanno per naufragare sicuramente. Sicuro stanno per naufragare tantissimo. Che devi fare, Arthur? Che cosa stai facendo? Un classico, sì, esatto. Vita di P improvvisamente adesso. Oddio, ma che muore pure... No, regà, dai, non ci credo. Ah, ok, ok. Urlo. Oppure hai visto tipo Titanic by Michael Bay. Adesso tutto quello che cade esplode. Esplode qualsiasi cosa. Ecco. Quel video è stupendo, mi uccide. Mi uccide a dire... Beh, dai, ci siamo, effettivamente. La nave è in fiamme, quindi ci può essere, dai. Arthur, Arthur, ah, stanno lì? Ok. Buttati. Ma raggiungili a nuoto. Sì, la sedia, Andrea, scusami, la sedia che sbatte contro il mobile. Che bello. Allora, no, non ho visto il trailer di Mulan, ma per scelta. Perché io in genere i trailer evito di guardarli, perché altrimenti mi fomento tantissimo. E poi non voglio aspettare. Poi sono un po'... non lo so, un po' indecisa su Mulan, perché è uno dei miei preferiti in assoluto. E ho il terrore di vedere il trailer, perché già so che mi hanno stravolto tutta la storia. Questa cosa mi ansia tantissimo, quindi ho paurissima a vedere il trailer. Non so se ho il coraggio, ci devo pensare. L'unica cosa che so è che l'attrice che hanno scelto mi piace un botto. Non lo so, devo vedere. Ci devo pensare in questi giorni, poi nel caso me lo vado a cercare. Però, ripeto, l'attrice che ho scelto è bellissima, è stupenda. Secondo me ci sta benissimo. Pure naufraghi, regà. Ci hanno perso pure loro. Commetti. Ma cosa sta succedendo, ragazzi, in questo gioco? Cosa accade? Però non c'è Mushu, regà. Ma come si fa a fare Mulan senza Mushu, senza Li Shang, dai? Esatto, Andrea, dopo ho capito. È verissimo. È vero, no, perché io poi veramente... Se mi piace il trailer, mi fomento troppo e non riesco ad aspettare. Se mi fa schifo il trailer, mi prende la depressione e non voglio vedere il film. Quindi che cavolo. Raga, ma Robinson Crusoe improvvisamente è diventato Castaway Wilson. Tira fuori un pallone. Cosa succede? Non ce lo vuoi. Allora, io l'unica cosa, dunque, l'unico Mulan che vorrei vedere così in live action sarebbe un Mulan epico, cioè nel senso io voglio le battaglie, tipo l'ultimo samurai, il signore degli anelli, capito cosa vi voglio dire? Cioè lo voglio epico, tra virgolette storico, diciamo, tra virgolette. Tantissimo, Crusoe. Cioè io l'unico Mulan che accetterei, stravolta la storia, sarebbe questo, altrimenti mi rode il culo. Lo spero, Luke, lo spero, guarda, perché cioè io voglio proprio film di guerra, ok? Ovviamente è sempre Disney, ovviamente è sempre comunque per i bambini, però voglio un film di guerra, ok? Questo è sostanzialmente, ed è l'unico modo per cui potrei accettare Mulan completamente cambiato.
Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Ma in questo gioco, a sorpresa. Ma quindi ho perso tutto, ho perso le armi, ho perso Giuditta. No! Solo che un 3, sì, infatti bisogna aspettare. Ma lo sai che non so neanche quando esce? Non ne ho la minima idea. Proprio non so neanche quando è prevista la data di uscita. Raga, ma è diventato un survival. Ah, guarda, ecco. Ah, ecco quello che diceva Kendrick. Ma dove siamo? 27 maggio. Vabbè, la voglia ancora. Prima c'è Tarantino. Quindi. Prima c'è. C'è Star Wars. Cioè, ma altro che. Oh, ma di che parliamo? La voglia. C'è del fumo? Ecco qua, c'è del fumo. Fermi tutti. Andiamo. Ma poi a piedi scalzi, povero Arthur. Quindi vabbè, diciamo che prima di Mulan ci sono un sacco di film che voglio vedere. C'è il Re Leone, che penso sia l'unico. Sia uno dei pochi live action che ho voglia di vedere. Ma basta, Going Game, basta. Tesoro, ciao, ciao Andre, ciao tesoro, buonanotte, ci vediamo, ci sentiamo domani, giuro che ti rispondo. Giuro che ti rispondo, buon lavoro per domani, buona fortuna. Perché sei scemo, sì, un po' sì, Luke, un po' sì, buona giocata, va bene. Allora, già il fatto che ti piacciono i film Marvel c'è qualche problema, capisci Luke, capisci? Non mi odiare, è una battuta con un po' di fondo di verità, dai, una battuta, però ci mancherebbe. E comunque non è riuscito a superare Avatar, eh? Hai tu un problema che non ti... No, scusami, allora, a livello cinematografico... Oggettivamente non sono per te. Poi possono piacere e possono non piacere. Oi, dove boss? Ciao, buonasera. Sì, Andrea. Ciao Dome, ti chiamo Dome, va bene? Anzi, boss è più carino, boss è più carino. Ciao, buonasera, molto molto piacere, benvenutissimo. Ah, chiami spagnolo, a posto così. Guarda, sì, è ovvio che cambia da film a film, cioè nel senso ci sono dei film un po' più validi, ci sono dei film meno validi, su questo siamo assolutamente d'accordo, però proprio a livello cinema, cioè sono film semplici, sono film, non sono film con la F maiuscola. Poi ti possono piacere perché c'è la storia, i personaggi, e quindi ti possono emozionare e tutto quello che ti pare, ma a livello tecnico, cinematografico, non so. Cioè la fotografia è sempre la stessa, praticamente. Comunque è molto piatta, molto. Le inquadrature sono semplicissime, la regia è iper. Cioè non sono film da storia del cinema, capito cosa ti voglio dire? Poi che piacciono è assolutamente un altro paio di maniche, ecco, i gusti sono, cioè a me piacciono un sacco di film che fanno cagare obiettivamente, quindi. Boss, che ci racconti tu? Buonasera, che ci dici? Siamo in questa diatriba Marvel. Però un conto è che entri nella storia del cinema perché fai tanti incassi, perché però non è un film che tu andrai a studiare sui libri di storia del cinema, capito? Cioè tu non studierai Endgame sui libri di storia del cinema, continuerai a studiare Fellini, Ozu, Buñuel, Tarantino, Scorsese, Coppola, ma non andrai a studiare i film Marvel, perdonami. Su che piattaforma sto giocando? Sulla PS4. Sulla PS4 perché me preferisco giocare su console, mi piace di più, poi non ho un computer che mi permetta di... Che mi permetta di giocare e streamare insieme. Quindi diciamo che mi sono.
che mi sono dovuta per forza arrangiare così, quindi PS4 e poi stripo da PC. Tu ci hai giocato a questo gioco, boss? Cioè, ma questi mosi sono pure stati catturati. No, vabbè, raga. Sto male. Ok, ma è il modello di universo cinematografico. Non stanno studiando il singolo endgame perché ha delle inquadrature particolari, della tecnica particolare, della fotografia particolare, della regia particolare. Non è così. Ok, questo ti sto dicendo. Cioè, tu continuerai a studiare la filmografia di Fellini e tutti gli altri, non andrai... Oh, boss, grazie mille per il follow, veramente. Grazie mille, molto piacere. Ti do un grandissimo benvenuto. Esatto, no, io questo ti sto dicendo, sono film di intrattenimento, non sono film che entrano nei libri di storia, cioè questo ti sto dicendo, capito? Sono un caso, perché sono diventati un caso eclatante, perché stanno raccogliendo tantissime persone, come per esempio Un Trono di Spade, no? Che è una serie TV che ha avvicinato tantissime persone al mondo delle serie TV, che prima le serie TV non se le filavano, così la Marvel è riuscita a portare al cinema tantissime persone ad amare il mondo più nerd, tra virgolette, a far amare il mondo più nerd a tante persone che magari a quel mondo non c'erano avvicinate, quindi per questo è sono importanti. Però ripeto, un endgame non potrà mai essere paragonato a 8 e mezzo di Fellini, o che cazzo ne so io, un film di Tarantino, un film di Scorsese, un film di Coppola. Cioè, capito cosa ti voglio dire? Cioè, io parlo proprio di arte, ok? Non sono arte quei film della Marvel, poi possono piacere, ci mancherebbe, assolutamente. Ripeto, questa è una questione assolutamente oggettiva, ci mancherebbe. Anche tu giochi su PS4? Assolutamente. Allora, tu pensa che adesso poi creerò sicuramente la chat Discord per tutti, insomma, per tutti i miei amici qua del canale, e lì ci possiamo tranquillamente organizzare. Avevo già in mente di fare delle partite online, ancora non l'ho iniziato online, devo ancora finire il tutorial, però sì, mi voglio organizzare, insomma, sicuramente qualche partitina online la faccio volentieri, boss, quindi ci organizziamo senza alcun problema. Poi quando è... Giuro che apro la chat di Discord, ragazzi, giuro che la creo. Scusatemi, mi sono completamente dimenticata, perdono. Ah, tra l'altro, Luke, sono contentissima, ho scoperto l'altro giorno che posso caricare le mie live su YouTube, e quindi sono contentissima di questa cosa. A quanto pare, insomma, sto caricando le mie live scorse passate su YouTube. Sono molto contenta di questa cosa, perché io pensavo di non poterlo fare, e invece a sorpresa lo posso fare. Niente, niente. Dico questa cosa. E boss, tu a che altri giochi giochi? Raccontaci, oltre Red Dead Redemption, ti piace altro? Che altri giochi ti piacciono? Oh, e muori. E aspetta, Luke, ho visto che hai scritto un'altra cosa, ma ti rispondo, eh. Come a destra, cosa? Ma dove... Ma chi è che sta sparando, ragazzi? Ah, ok. Ok. Hai preso una bici nuova, pieghevole. Ah, che bello. Perché a Torino, Luke? Scusami. Tra l'altro, non mi parlare di Torino, perché l'anno prossimo ci stanno i Rammstein a Torino. Io non so con chi andare. Ci vorrei troppo andare, ma non ho nessuno che mi accompagna. Che palle. La tristezza di una vita. No, no, se pure Javier muore mi incazzo. Ti sei iscritto all'ODS? Cos'è, Luke? Dimmi. Stai bene con... grazie mille. In realtà il mio outfit doveva essere un po' più antico, perché ho il costume proprio io, diciamo, tra virgolette, che riproduce i costumi dell'epoca. Però faceva troppo caldo, quindi queste ultime live le sto facendo in versione moderna. Dai, Luke, davvero? Ah, che bello, ti piacciono pure a te? Sì, organizziamoci. Facciamo un mega gruppo di persone a cui piacciono i Rammstein. Dai, andiamo. Madonna, magari. Sarebbe stupendo. Ah, scuola di doppiaggio. ODS. Alla fine qual è scelto? Scusami, visto che eravamo...
che ne stavamo parlando l'altra volta. Mazza e palle sto fucile, 6 anni per caricare. Dai, oh santo cielo. Ci siamo? Sì, eccomi. No, Arthur, che stai facendo? Ma perché non ho il Dead Eye? Ma poi non ho bisaccia, non c'ho più niente. Oh. Giochi a Rainbow Six Siege. Ok, lo sai che non ci ho mai provato. Mi sa che addirittura ce l'ha mio papà quel gioco. Però non l'ho mai provato. C'è un sacco di giochi che dovrei provare, se devo essere sincera. Ma devo trovare il tempo, insomma. Poi tra l'altro c'ho un sacco di giochi da fare qua in live, quindi piano piano penso che me li recupero tutto. Scuola di doppiaggio a Torino, bla bla. Ah, ok, quindi alla fine hai deciso Torino. Ok, vabbè, sono contenta comunque che hai deciso e che vai. Mi fa molto piacere, davvero sono contenta. Tienimi aggiornata, insomma, perché è una cosa che proprio, sai, ci tengo. È il mio mondo, quindi insomma, veramente ci tengo tanto. Quindi fammi sapere assolutamente. E quando inizi alla fine? Quanto dura il corso e quando inizi? E quanto dista la casa tua? E ad altri che? Quali altri giochi, boss? Giochi no, GTA neanche quello ho provato. Non mi fa, allora, non mi fa impazzire tanto. Giocare ai giochi online, perché mi piace di più giocare per conto mio. Però alcuni giochi tipo Dark Souls 3 faccio PvP ogni tanto, qua Red Dead Redemption ci voglio giocare, quindi poi ci organizziamo sicuramente, mi fa piacere. Però GTA lo voglio provare, perché mi hanno detto che il 5 è molto figo, l'ultimo, quindi sono curiosa, penso che lo prenderò. Ah, siamo nelle piantagioni del zucchero. Non so bene. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. Qui siamo nel bel mezzo di una rivoluzione, a quanto pare. Scusate, ho il vizio di mozzicare. Cacchio, Luke, ma che stai scherzando? Assolutamente sì, ci dobbiamo assolutamente organizzare. Mo vediamo un attimo. Perché a me piacerebbe fare, visto che ci siete ne parlo, mi piacerebbe fare che durante la settimana, prendete nei 3 giorni, lunedì, mercoledì, venerdì, portare giochi diversi, quindi tipo lunedì, boh, adesso Dark Souls, martedì Red Dead Redemption e venerdì un altro gioco. Il problema qual è? Il problema è che potrei fare così solo se facessi delle live belle lunghe, quindi 4-5 ore, perché altrimenti non vado mai avanti con il gioco. E per il momento ancora non lo posso fare, perché lavoro, perché ho tante cose da fare e Twitch non è così importante, il mio canale non è sviluppato. Quindi non lo so. Non so, è per questo che per il momento inizio un gioco e lo porto fino alla fine. Lo so, mi piacerebbe, però devo vedere un attimo. Fino a che il canale non cresce non penso di poterlo fare, perché ovviamente mi porta via tempo al lavoro. Quindi penso che magari verso la fine di Red Dead Redemption 2, che manca poco, perché non mi manca molto, penso un altro paio di live, suppongo. Benvenuti al nuovo mondo. Che figo. Poi inizierò, prima di iniziare Sekiro, penso che farò un paio di live così con te, insomma, su Red Dead Online, eccetera eccetera. Quindi devo vedere un attimo, mi devo aggiornare, sì, mi devo organizzare. Comunque sono anche io a giochi con la storia. Ah, vabbè, vedi, allora non sono l'unica, boss, non sono l'unica. E che altro giochi? Hai detto GTA, Rainbow Six Siege, questo qua, Red Dead Redemption 2. 10 colpi a testa, stavo senza Dead Eye, come fai? Allora, tutto pieno, benissimo.
Cosa devo prendere? Cos'è? Eh sì. Beh, quindi io non ho più nulla. No, raga, ma io mi incazzo, però. Mi incazzo, raga, ma io avevo un botto di roba, dai! Ma che palle! Io voglio la carabina... Ah, serve alle sentinelle dell'accampamento. Ma cos'è? Che fucile ho in mano io? Non lo posso vedere perché sono all'accampamento. Ciao, frate. E non posso cucinare niente! Dio mio! Ah, così, così, vabbè. Dai, perché la sai fare la risata, Luke? Veramente? Sul serio? Dai, che figo. Poi fammela sentire quando finisce, eh? Quando, insomma, appena puoi fammela sentire. Fammi sentire la canzone, insomma, del tuo amico. Ah, ecco, sto prendendo tutti i rifornimenti perché ovviamente io ho finito tutto. Porco. La mia GT? Cos'è la GT, boss? Scusami, forse sono ignorante. Ogni tanto, scusatemi. Che vuol dire game time? Non mi avete aiutato! Non mi siete stati d'aiuto! Che cos'è la game targ? Non ne ho mai sentito parlare. Io purtroppo sono novellina su Twitch, insomma, su queste cose in generale. Ah, il nickname! Allora, se mettete punto esclamativo info, se non sbaglio, vi dà tutto quanto, vi dà il mio Instagram, vi dà il mio PSN, vi dà Nintendo Switch, vi dà Steam, vi dà tutto quanto. In teoria dovrebbe essere info, se non sbaglio, credo. Perfetto, prendi. Dovrebbe essere info, credo di sì. Guardate, ve lo confermo. Non mi ricordo i comandi. O se no, fate punto esclamativo command. Credo. Cazzo, regà, non mi ricordo niente. Ma com'è possibile? Che tristezza. Il mio cervello. Dai, non ci puoi mettere così tanto per aprirti. Forza. Allora, comandi. Ah, social. Scusatemi, punto esclamativo social. Chiedovenia, punto esclamativo social. Beh, scoperto adesso che puoi caricare... sì, esatto. No, ma perché mi diceva, quando esportavo da Twitch, mi diceva non puoi caricare video, con il tuo video è troppo lungo per essere caricato su YouTube, non sei un utente verificato. Ok, e io pensavo che fosse un problema di follower, cioè, sai, l'utente verificato nel senso di... hai troppi pochi follower, e invece no, era verificato nel senso che dovevi attivare il riconoscimento con la doppia password. Una volta fatto quello sono riuscita a mettere i miei video su YouTube, sono molto contenta di questa cosa. Poi piano piano caricherò tutte le vecchie live, piano piano lo farò. Intanto sto caricando Dark Souls 3, che è la prima da cui partire, perché Bloodborne e Dark Souls 1 non ho tutti i video, sorry. Fa niente, poi tanto lo riporterò sicuramente. Quindi per le informazioni fate punto esclamativo social e vi esce tutto quanto. Se vuoi sapere quello, boss, clicchi qua, scrivi qua in chat punto esclamativo tutto attaccato social e ti dà tutte le informazioni. Chi è? Dei maialini, ma che carini. Tra l'altro sapete che c'ho i miei vicini di casa di fronte Che hanno un maialino, patatina, è una femmina. No, come sparagli? Ma scusa, ma poverini, no. Perché? C'è una maialina tutta nera, tutta bella, patatina. Cioè, c'ho il bacon, no, che c'ho fame, non mi dire queste cose, please. Il T2 è Don Boss, ok, perfetto. Allora, se mi puoi aggiungere tu adesso, boss, mi fai una cortesia, perché giocando... adesso non lo posso fare,
E poi quando chiudo tutto la chat sparisce, quindi se mi puoi aggiungere tu mi fai una cortesia, dopo ti accetto la richiesta. Dove sta? Non c'è nessuno qui. Sto in mezzo alle piante. Ma raga, ma questo era un gioco western una volta. Cosa sta succedendo però? No, scusa Arthur. Cosa succede? Cioè, una volta io giravo per le praterie. Sono una brutta persona, esatto, Luke, bravissimo. Dove sta? Ma io non vedo, ma non vedo nulla. Ah, ecco. Oddio. Ma che è, raga? Ma che è? Ma chi è che ha tradotto tutto film? Sì, sto film, sto gioco. Ma che succede? Ecco, perfetto, è stato catturato dagli indigeni. Ma a me il bacon piace, ma quelli poverini stavano girando tranquilli per fare gli affari suoi. Cannarsi. Cannarsi. Tesoro, scrivi in chat, punto esclamativo social, tutto attaccato. Scrivilo e clicca invio. Fidati. Per l'amor di Dio, Luke, non chiede non quel nome. Oh, ma la smetti? Ah, ha dato quel nome. Eccolo là. Ah, Leon. Ti stai facendo? Vabbè, dai, bello, bello. Io adesso lo finisco, Red Dead. Lo finisco in live, insomma, con tutti voi. E poi però sicuramente me lo rigioco per conto mio perché mi voglio vedere bene la storia. E voglio, insomma, godermelo, poi voglio fare il finale, quello con l'onore cattivo, insomma, quindi. Afferra. Che ansia. Picchia. Bam! Sì! Donna, ti sfondo l'anima. Altro che. Scusate la fine. Chi sono gli altri? Ah, ma è senza un braccio questo. Eh no. Cos'è? Oh, bene. E quindi dicevo, sicuramente poi me lo rigiocherò per conto mio, per godermelo bene bene, perché ovviamente in live stai parlando. Parlando, insomma, e tutto quanto. Lo segui un po' di meno, infatti poi mi sto recuperando le cose. Dopo, ogni volta che finisco la live mi leggo un pezzetto di storia per vedere effettivamente cosa è accaduto bene. Però me lo voglio rigiocare poi per conto mio, fare tutte le missioni, fare poi le missioni tutte con la medaglia d'oro, eccetera, eccetera. Quindi lo farò sicuramente. Ma io non ho. Il fatto che siamo arrivati in questa. In quest'isola così. Come non te la fa inviare, oh? Ma che strano, aspetta un attimo, eh. Ma che strano che non te la fa inviare. Gli altri non hanno avuto problemi. Hai scritto bene il nome? Fammi vedere tu quale sei. Scusate, 87.
Eccoti qua. Trovato. Meno male che c'avevo... Ecco qua, che avevo il telefono a portata di mano. Vai, ho fatto io, boss. Olè. Quindi che dobbiamo fare? Stammi vicino e seguimi. Io ti seguo, Leon. Vai. Ah, di qua. Vai. Ma dove siamo finiti, raga? Ma perché siamo finiti qua? Ma che... Ma io voglio tornare al mio... Io voglio tornare al mio accampamento con il mio lettino e Giuditta, la mia cavalla mi manca. Ma porco. Ma mi manca tantissimo. Che palle. Perché siamo dovuti naufragare? Però traduci bene, take cover on the other side of this door, non è mettiti qui accanto, santo Dio. Perfetto, boss, a posto, bene così, benissimo. Poi vi giuro che farò anche la chat Discord, l'ho promesso, giuro che settimana la faccio, lo prometto. È stato tu sei chi, adesso Cannarsi è diventato Voldemort praticamente all'improvviso. Ormai è l'innominato proprio, non si può, il suo nome non si può pronunciare. La cosa mi fa molto ridere, se devo essere sincera, ma va bene così. Colui che non deve adattare, guarda, io spero che lo licenzino e che finisca a vendere il pesce al mercato trionfale, va bene? L'ho detto, tra l'altro, se non sbaglio, tipo, forse oggi, o non lo so, insomma, in qualche giorno, uccidi il boia. Sì, ciao, bam. Però, uno, io poi tra l'altro potrei, ok, perfetto, ci siamo. Giuppi! Ciao! Buonasera! Ma guarda, non ci credo e anche fosse non me ne frega niente. Però direi che ti sei meritato un bel ban. Ma un ban di quelli proprio... Di proprio quelli proprio... No? Come si dice? Calcio rotato via tipo... Tipo Chuck Norris. Anzi, sai che faccio? Luke, scusami, me lo fai un attimo tu? Mi fai la cortesia? Ti metto un attimo mod, fammi sta cortesia. Eccoti qua. Vai. Guarda, ti do la... L'emozione di bannare, vai, divertiti, Giuppi, ti auguro di cadere dalle scale e di fratturarti una caviglia, così, non è troppo cattiva ma non è neanche troppo gentile, anche se non è vero, comunque te lo meriti, perché non si fa così, ma vuoi crepare, ma crepa, olè. Ah, è un cattivo quello, però. Ma io sto in mezzo... Ah, ecco di bastardo. Olè. Grazie, tesoro. Ah, scusami, boss, dicevo... Sono di Roma, se non si sente sono tanto di Roma. Scusate, mi sono distratta. Si sente, insomma, dai, che sono di Roma, però è abbastanza semplice capirlo. E il potere è tuo, Luke, sei contento? Mi fa piacere che queste cose succedono sempre quando non ci sono mod dentro. Ma che cazzo vuoi tu dalla mia vita? Ma perché? Ok, che succedono sempre quando non ci sono mod in chat. Questa cosa mi fa molto ridere, devo dire. La gente aspetta. Dove sta sul tetto, però? Ah, ecco.
ma in testa di sparo. Oh, la soddisfazione. Ma guarda, allora, tanto fortunatamente cioè nel senso hanno beccato una che degli spoiler non gliene frega assolutamente nulla. Però se fai così mi stai sul cazzo, ti meriti tutto il peggio. Quindi le ho augurato, perché giunti tutto così una femmina, le ho augurato di fracassarsi una caviglia sulle scale. Non muori, non hai augurato la morte, però almeno fa male. Giusto così, perché non ci si comporta così. Quindi va bene. Molto bene. Notare come comunque noi ci ficchiamo sempre nei casini, guarda, che sia in America o che sia sulle isole caraibiche o dovunque, ci ficchiamo sempre nei casini, mi fa piacere. Arthur, ma con quale passo te ne vai? Perdonami. Chi è? 2007 Alessio? Scusami, non leggo bene. La cerco io, fracasso la caviglia. Ah, guarda che le donne si picchiano esattamente come gli uomini. Cioè, nel senso, quando c'è da litigare, non è che uno deve essere più accorto solo perché una è ragazza. Cioè, io ti meno, tu mi meni, giustamente, se litighiamo, ovviamente. Non in una relazione abusiva, ovviamente. Però quando uno si deve menare, se mena. So de Roma, tantissimo. Si sente, dai, però. Non potete dire che non si senta. Veramente, mamma mia. Ogni tanto mi devo ricordare di parlare italiano. So parlare anche italiano senza accento romano, ve lo giuro. Giuro. Ogni tanto mi devo ricordare di farlo. Ok. Alessio, ecco qua. Alessio 2007. Grazie mille per il follow, veramente. Grazie, grazie, grazie. Benvenutissimo. Molto piacere. Molto piacere, scusami, ma mi si doveva refresciare l'elenco, insomma, di Streamlabs di Twitch, perché ho la finestrella piccolissima e quindi sullo schermo non riesco a vedere i nomi bene di chi si unisce, quindi grazie mille per il follow, veramente, benvenuto. Tu sei pugliese? Ah, no, ma come vivi a Milano? No! È bellissima la Puglia, pensa che ci vado adesso sul Gargano il 10 agosto, dal 10 al 24 agosto vado in vacanza sul Gargano, sono troppo contenta di questa cosa, l'adoro. La Puglia è stupenda. Ara scarlatta, che bella! Qui c'è tutta una fauna, una flora nuova completamente. E come mai vivi a Milano, boss, te lo posso chiedere? Per lavoro, suppongo, immagino, insomma. La risposta più probabile, insomma, la motivazione più probabile. Scommetto che questa la posso cogliere. No, provato. Per un momento ci ho sperato. La legge sono io. Cazzo, me la potrei mettere tantissimo, sarebbe bellissima. Ho una stella da sceriffo io poi, tra l'altro. Te la presto, così vedi, almeno la gente sa. Fai come in Trinità, fai. Ti ammazzi lo sceriffo e ti prendi il posto dello sceriffo come bambino, che bello. La mano sinistra del diavolo, esattamente, esatto, che bello quel film, amo tantissimo. No, dai, palle, lucertola del cavolo, adoro quel film, adoro tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, quindi diciamo che. E dai, studiala! Oh, iguana comune. Ok, carina. Cos'è? Qua c'è un posto. Ah, cazzo! Cazzo, che stupida! E non avevo capito che erano nemici. Non avevo capito che erano nemici, ma sono cretina. Ma santi Dio. Il 17, bravo, io là sto praticamente. Peschici, che bella che è, Peschici, Rodi. Mi piace tantissimo quella zona. Madonna mia, che ma io non avevo capito che erano nemici.
Sono cretina, che devo fare? E vabbè, posso così. Ma come 22 dollari? Ma già ce ne ho pochi, su. Ma per l'amore del Signore nostro. Quanti ce n'ho poi? Pochi, vabbè. Santo Iddio. Ma ho pochissima... No, bisaccia subito. E stavo dicendo, appunto, bravo, io vado proprio in quella zona. Peschi, Cirodi, Vieste. Proprio quella. Esattamente, ci sono andata per 15 anni in vacanza, poi per un po' abbiamo smesso, adesso ci torniamo, adoro. Sto proprio sul Gargano io, sto a un campeggio, mi faccio 2 settimane a un campeggio con i miei. Bello, bellissimo, adoro quella zona, è stupenda, mi piace da morire. Ma ci sono andata proprio convinta, ho detto poi ci parlo, vabbè, a posto così. Sto bene. Vabbè, ma posso attraversare a nuoto? Chiedo scusa. No, perché mi sa che là non riesco a salire, tipo. No, non è come Breath of the Wild che posso arrampicarmi dovunque. Seguiamo la strada, va bene. A me sta cosa che mi fa spawnare per 8 km indietro rispetto a dove sono morta mi turba l'animo, io ve lo dico. Ve lo dico. Mezzo alla giungla, poi regà, ma vestito così, ma a me mi fa ridere, su. Però. 25 gradi, ok. Ah! Ok, ecco. Sono tornata dove stavo prima e gli stavo correndo in faccia. Di nuovo. Mi fa piacere vedere che sono... Imparo dai miei errori, proprio. Mm-mm. Ma che vuoi? Ma che vuoi dalla vita mia? Ma chi è? Ma come hai fatto a vedermi? Ma guarda. Io non ti... Ma cazzo, raga, ma che proiettili c'hanno? Oh, ma Dio santo! Ma che è? Per l'amor di Dio! No, da non mi fare cominciare da 45 km a piedi mi devo fare, dai, ti prego. Che palle! Santo Dio, ma perché io quando devo ammazzare la gente ci metto 65 proiettili e quando mi devono ammazzare loro, bam, un colpo e mi seccano? Ma come funziona sto gioco? Oh, Dio santo. Scendiamo. Ma che palle. Ma io, raga, io adesso faccio la strada breve. Basta. Adesso cerco un modo per salire qua sopra. Ci sarà un modo per salire la scogliera qui? Che cacchio è? Dai! Non posso credere che non ci sia. I singhiozzi perenni. Ma... Poi, scusami, ma che prodotto è? Ma cos'è? Ma è un libro? Ma cos'è? Sto male. Dai, ci deve essere un modo per salire, mi incazzo se non c'è, dai. Dai che sto arrivata da Dutch, dai, non fatemi fare tutto quanto. Cos'è? Questa mi sembra una bella scala naturale, dai. No, crepo. Ah, tra l'altro scusatemi se non seguo molto, se non rispondo mai su Discord, ma io le chat le seguo veramente poco, quindi perdono. Ah, ecco Dutch. Allora, ragazzi, considerato che è l'una meno 10 e me ne sono accorta solo adesso, iniziamo questa missione e poi ci salutiamo. Purtroppo io c'ho un sacco da fare, soprattutto il giorno, proprio non filo nessuno, quindi perdonami. Procedi con attenzione. Va bene. Che ansia. Perché è l'una e io devo andare a dormire perché domani devo lavorare con mia somma gioia. Purtroppo devo lavorare. E quindi.
set sail for the one place. Ma io voglio tornare negli Stati Uniti, però. Perché io là ho lasciato tutta la mia roba. Blackwater. Scommetti. Crepo. Non so quanto... Non so quanto sia intelligente questa idea, Dutch, veramente. Cioè, considerato che fino adesso hai combinato solo casini. Boh. Sì, esatto, se lo dici tu. Mi piace la risposta di... Di Arthur. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. Sì, però c'è una spia, perché qua la cosa non... La cosa non mi convince. Buenas noches. Ma pure puro spagnolo sa parlare, Dutchmo. Dinero, the money, the gold. Ammazzo. Damelo. Damelo. Oh, it's genuine, old hag. Vamos. Vamos. Vabbè, rapido. Infatti abbiamo perso pure tutti i soldi. No, ma che tristezza. Ma posso salvare in tutto ciò? Mi fai salvare? Cazzo proprio. Bene, approvo. Mi fa piacere, va bene. Appena ci farà salvare. Delicatissimo. Chi è che ha tossito così? Dutch o Arthur? Ah, ecco, perfetto, non ne avevo la minima idea. Perché non mi sono mai messa a salvare in realtà, quindi. Ok. Secondo me stiamo più creando più casini che altro, però. Però se sei contento tu, Dutch, ma che ti devo dire? Ah, di qua. Adesso sto andando contro una parete. Ah, le zanzare maledette. Ah. E avvisi chi di dovere in USA? Ma che cazzo ha tradotto questo gioco, regà? Ma si è drogato, non lo so, si è pippato qualcosa. Ma chi cazzo li ha fatti questi sottotitoli? Santo Dio. Boh. Ma infatti, secondo me c'è una spia, Dutch. Gioele, ciao. Gioele quello vero e Gioele quello pazzo, adoro, cioè, mi piace un sacco. Sì, guarda, penso che chiunque tradurrebbe meglio, perché veramente questi sottotitoli sono tremendi. Buonasera comunque, come stai? Tutto bene? Ciao. Hola, hai visto che sono arrivata... nell'isola caraibica ci abbiamo affogato, abbiamo naufragato, cioè è successo di tutto in questa live, raga, in questo gioco. Questa sera in questo gioco è successo di tutto. Guarda questa vecchia, la buon'ora, scusami. Arthur che tossisce così da tutto il gioco non è che mi convince tantissimo, eh. L'ho detto pure prima, l'ho detto, secondo me c'ha la tubercolosi, la tisi. Okay. Molle spara. Raga, Arthur... Dutch, raga, impazzito, è andato.
Joelle, ma che stai scherzando? Ma ci mancherebbe. A me fa piacere anche solo se passi un attimo a darmi un saluto, tranquillissimo. Quando hai tempo vieni e mi fai compagnia, ma veramente non ti preoccupare, stai tranquillo. Quindi altri due canali, moderi, bello, chi sono, chi sono? Che ragazzi, insomma, che streamer sono? Raccontami. Dacce regenda dopo ridi testa. Va bene, Luke. Capirà, ormai gli ho dato il potere alla fine. L'ho fatto diventare mod perché abbiamo dovuto bannare una tizia prima, quindi adesso si è ringalluzzito. Che tristezza, raga, questo gioco. Però scusatemi. Illimitato potere! Adesso ti regalo... In realtà mi è venuto in mente già farlo, nonostante la citazione a Star Wars. E ti regalo Iago, regalo un pappagallo. Sì, ho potente malvagio! Pappagallino che parla. Andiamo sulla spalla. Ma perché c'è sempre qualcuno che viene picchiato, rapito, maltrattato in questo gioco? Cosa succede? Ah, Javier. Sì, è vero. Ma no, Luke, ma non dire cazzate, dai, ma smettila, scemo. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Che palle. Dobbiamo liberare pure... Aie, c'è ma poco il due. Aie. Sei confuso, Joele, perché? Dimmi, dimmi. Immagino di non poter salvare neanche adesso, no. Allora, finiamo questa missione. Va bene. Va bene. Io voglio sparare a tutti, posso? Mi fai prendere le cartucce? No. In che senso? Scusami, perché ti confondiamo? Che abbiamo fatto? Ok, però aspetta. Vai Dutch, però. Ok, oh. Ok, let's hide the bodies. You grab that one. Va bene. Dove li nascondiamo? Tra i cespugli, approvo. Perché ti confondiamo? Che facciamo? Scusami. Ok. Ma no, stava facendo una battuta e stava facendo vedere quanto è poco self-confident. Non ha ragione. E io l'ho rimproverato perché ho detto che non è vero. Che devo fare, Dutch? Che vuoi? Entriamo. Eh sì, Dutch, finora tutti i tuoi piani sono funzionati alla perfezione, eh? Oh, Erios! No, scusa! Non ho messo la... Non ho messo la sigla di Trinità, perdonami, non lo sapevo. Ciao tesoro, grazie, grazie mille, veramente. Grazie. No, scusa, mi dispiace. Togli il follow e poi me lo rimetti perché è la sigla del follow. Scusami, me lo dicevi prima, lo cambiavo apposta per te. Ok, quindi... Grazie, tesoro, veramente. Ma è una gioia. Oh, porco due, ti... Non lo so, ti faccio un... come dice? Uno stemma apposta con la faccia di Trinità. infatti non è partito niente. È vero, sono tristissima. L'ho visto perché l'ho visto sulla chat, ovviamente. Ovviamente. Però dai cazzo, è buono e brutto e cattivo, porca miseria.
Tra l'altro dobbiamo organizzarci tantissimo, ci dobbiamo vedere tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill insieme. Ho bisogno di qualcuno che faccia così, che mi assecondi in questa cosa. Che ci fai con lo zucchero, dacci? Taglia. Non so cosa stia succedendo. Non so perché. Che accade? E quello dei follower funziona, quindi... Non so che dirti. Che succede? Perché no? Sono triste. Sono tristissima. Perché non lo fa? Allora, dunque. Subscriber alert, eccolo qui. Durata. L'audio, eccolo qua. Eh no, ci sta, è giusto. Non so che cosa sia successo. Forse Twitch si è rimbambito all'improvviso. Non so che dirti. Tanto era l'alert sbagliato, scusami. Allora, il mese prossimo avvisami poco prima che io te lo cambio sul momento subito. Vabbè che il mese prossimo in realtà ho finito Red Dead Redemption, però chiudi in poste. Però ti giuro, lo cambio apposta per te. Te lo metto apposta per te. Lo prometto. Metto proprio audio Aerios. Ah, si è rotto. Ah, ma dai, pensate. Ma allora sarà Twitch, però, dai. Perché mi funziona tutto. L'audio dei follower funziona perfettamente. Quindi. Amore, che carino, il cuoricino è troppo bello. L'audio dei follower funziona tutto, quindi suppongo che Dutch si è impazzito. Posto così, raga. Che Peach si è impazzito. Ma Dutch, ma ti sei drogato? Cosa stai facendo? Di grazia. A parte la tristezza, raga, che siamo arrivati a questo punto della storia, mi sta pigliando una tristezza. Vai fuori e aspetta Dutch. Vado fuori. Tu sei impazzito? In che senso? Perché non mi ricordo, hai giocato a questo gioco tu, no? Se non sbaglio. Va bene, Dutch, però non correre, stai calmo. Io te follow, Uo, però... Aie! Tutto bene. Effettivamente è una buona... Ecco, è una delle poche buone idee che hai avuto in tutto il gioco, Dutch, scusami. Abbi pazienza, ma... Finora... va bene. Ma perché dovrebbe saltare in aria con lo zucchero? Cioè, nel senso, per carità, Mi fido, però... Let's go, vai, Dutch, però. Vai, muovi il culo. Vai. Dove sta Javier? Sta qui. Ok. Ah, si è aperto così da solo. Si è aperta la... Ma perché non passi, corpo? Difendi Javier. Allora, chi è? Voltaccio a canna rigata. Carabina a ripetizione subito, tipo. Ma proprio subito. Allora, dunque, dove stanno? Non vedo assolutamente nulla, raga. Mezzo alle piante, mezzo alle fratte. Proprio direi che non è il caso. Allora, facciamo così. No! Qua c'è qualcuno da dietro, arriva, sicuro. Eccolo qua. Dai, fermo. Bam, in faccia. Vabbè. La delicatezza. Ma com'era QL1? Sapete, non mi ricordo. Ok, qui ce n'è uno, dov'è? Eccolo. Ok, ce n'è un altro, dov'è? Eccolo. Sì, vabbè,
Bam, madonna, la soddisfazione. Ma io devo prendere le munizioni però, raga. Ti voglio bene. Eccoli, eh. Ma perché mi metto così, sono stupida? Sono cretina, perché in mezzo alla strada? Ma come andiamocene da qua? Va bene, arrivo. Sali tutto. Ma non rompere le palle, te che mi stai sparando. Perché dobbiamo sempre scappare così con gente che ci spara? Ce n'è uno qua che sta arrivando. Dov'è? Dov'è? Io sto vicino, Dacce, però ti devi muovere. Ok. Ti giuro che io non ho perso i sensi e la sparo alla gente. Niente, io la devo smettere di lutare i cadaveri in queste situazioni. Smettilo. Smettila. Dove stai? No, dimmi subito qual è, che gioco è, Joelle, sono curiosissima, io adoro i giochi horror, mi fanno una paura fottuta, però mi piacciono un sacco. Tra l'altro ho appena finito di vedere un gameplay di un gioco horror indie, perché insomma comunque è indipendente, insomma penso che la casa sia una casa indipendente. È molto figo. Si chiama Never Again. C'è un mega plot twist finale stupendo. Non è eccelso a livello di meccanica, a livello di grafica, per l'amor di Dio. Però l'ho trovato veramente figo. Horror inquietantissimo. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto molto. Ma avete rotto le palle. Basta, basta. Mi state rompendo il cazzo. Ma crepa. Dai, muori. Ma secondo me muoio io, tipo. Ma quanti siete? Tantissimi. Scappa se non muori, sì, infatti. Esatto. Ma perché Dutch sta camminando come se stesse facendo un picnic? Sono un tank, regà, io. Basta, Arthur Tank. certo. Va bene. Nasconditi qua dietro. Dove stanno? Eccoli. Via, fuori uno, poi. Sì, però mira questo che è più vicino. Ok. Ma con quale barba? Che bello. Dove sei? Quanti sono? Ah, là sopra. Ok, poi. Vai. Sì, però adesso mi devi far lutare i cadaveri, se no mi incazzo come una bestia, Ti prego, muori, poi. E dai. No, cazzo, no, dai. Che palle. Da dietro. Dai, fammi ricominciare da qua, però. Scusami, Joelle, lo conosco quel gioco, ma non è tipo uno di quei giochi giapponesi dove devi conquistare l'amore delle protagoniste? Cioè, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama il termine esatto. Cioè, non può essere horror, dai, ma come no, veramente? Ma tu stai scherzando? Ma allora devo guardare assolutamente il gameplay. Visual novel, grazie ragazzi, voglio bene, sì. La mia memoria fa schifo. Ma dai, ma che cazzo dite, raga? Ma mi sento male. Io avevo iniziato a guardare un gameplay. Convinta che fosse ovviamente E mi stavo annoiando tantissimo. Ma fammi lutare i cadaveri.
Io pure, Erios, anche io, ma voi mi state dicendo questa cosa, ma io devo continuare subito quel gameplay allora, perché ho detto cacchio che palle, se è tutto così no, mi annoio. E invece no, ma che mi state a dire? Sì, ma io voglio salvare, devo spegnere, io domani devo lavorare, figlio mio, su. All right. Now, we did what you asked. It's like I said. Sto male, ma sto male, ma devo assolutamente guardarlo. Sì, sì, no, per l'amor di Dio, se però è effettivamente inquietante, io approvo. Anche se mi risulta difficile immaginarmi spaventata con solo dialoghi così a caso, non lo so. Ecco, è le mirror, sì, è una war, benissimo. Raga, mi dovete far salvare, però ve prego. Please. Ho capito che sono nel bel mezzo della storia, però... Che cazzo. E come faccio, regà? Dai, ma io non posso continuare altre 6 ore. Devo andare a dormire. Domani lavoro col cavolo. Ma voi dite che se esco qua così a sorpresa mi avrà salvato... Mi avrà salvato automaticamente, giusto? Che dite? Allora, diciamo che non sono molto convinta, perché a me per inquietarmi ce ne vuole parecchio. Però sono curiosa, lo guarderò un po', insomma, darò un'occhiata e vedrò. Ripeto, mi risulta difficile immaginarmi inquietata da gente che se parla, da una visual novel, quindi... Ah, poi no, poi dopo cambia, perché se cambia allora è un'altra cosa. E raga, ditemi che posso uscire e che mi ha salvato automaticamente, vi prego. Datemi questa bella notizia. Però non è più visual novel, quindi dopo, Joelle, giusto? Non è più la modalità di gioco, non è più domande e risposte, insomma, tizia con la scritta sotto, giusto? Vabbè raga, basta, io non posso campare così, cioè non posso aspettare, sicuramente mi ha salvato automaticamente, dai, spero. Non ho capito. Sì, ma non puoi salvare. Questo è il problema. Un despota, è questo qua che è all'1:12, va benissimo. Il problema è che mi sa che... Ah no, allora scusami, non mi inquietano né dialoghi né scene, deve essere molto diverso il gioco per inquietarmi, no. Dai regà, vi prego, ma che palle, non so se poi mi carica questo salvataggio, però... Dio... sì, ha autosalvato, è all'1:12, 3 minuti fa, quindi sì, oh raga, chi se frega, il caso lo rifaccio, scusatemi. È troppo tardi, cioè dovevo finire già un'ora fa almeno. Mi fa ridere che in questo punto della storia ha deciso che deve essere tutta storia, praticamente, tutta trama, ma santo Dio. A parte sto schiattando di caldo, ragazzi, in una maniera che voi non ci avete la minima idea. Veramente. Non ci avete la minima idea, sto morendo di caldo. Comunque, allora, boh, se continua a essere una visual novel, sono molto scettica, perché ci deve essere ben altro per... Mi stai facendo fresco, anche grazie. Grazie. C'è una scuola che fa così accanto a me per farmi aria. Joelle, grazie mille per essere passato, ci becchiamo la prossima volta. E Luke, vabbè, ovviamente come sempre, appena riesco a beccarti in live, sai che passo volentieri, idem Erios. Erios, grazie per il sub, veramente sei troppo carino, gentilissimo, grazie. Mi dispiace che non sia partito l'alert, però la prossima volta mi avvisi, ti cambio proprio apposta per te, ti cambio il suono, giuro, lo prometto, te lo metto personalizzato.
Ragazzi, buonanotte, grazie mille a tutti, veramente, e ci vediamo domani, penso, perché devo recuperare tutta questa settimana che non ci sono andata, quindi penso che ci vedremo domani. Ciao sceriffo, domani mi metto la stella da sceriffo, giuro, in tuo onore. Grazie per l'aiuto, Luca, tra l'altro, veramente, grazie mille. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, alla prossima.